Franco Bedotti, sappiamo tutto di lui, nato a Trento il 11 aprile 1934. 34. Allora, Franco, un primo sguardo su questa famiglia Pedrotti. È molto semplice perché la mia famiglia non ha una storia particolare, fa parte di quelle famiglie Pedrotti che c'erano soprattutto sulla collina di Trento, fra Cognola, Tavernaro, e lì ci sono stati alcuni Pedrotti notevoli, i fratelli Pedrotti per esempio del coro della SAT e famosi fotografi erano di Villa Montagna, ed altri Pedrotti, uno famoso è Giovanni Pedrotti, però lui era di Rovereto veramente. E mio padre però aveva lasciato il paese nativo di Cognola, io ci tengo a dirlo, deriva da colonia romana, era una colonia romana, ci sono ancora ville e tracce di questa cosa, no? Ed è sceso a Trento perché lavorava in ufficio, insomma. Io sono nato a Trento, però ho avuto un forte imprinting, io devo dire, lì, dalla collina di Trento, perché loro abitavano in collina, mio nonno aveva una casa in collina e anche altri zii. Perché? E mio padre, tutte le domeniche che Dio mandava in terra, come si suol dire, lui o la mattina possibilmente, e se no il pomeriggio, partiva e si andava a Cognola. Perché cosa? Perché si andava dai nonni, dai suoi genitori, e lì si trovavano anche, erano sei fratelli loro, e si trovavano molte volte a mangiare assieme, e lì, e se no il pomeriggio, però c'era sempre un'occasione per cui l'incontro, che fosse il pranzo o l'incontro del pomeriggio o la cena, sfociava nel coro. Mio nonno era capocoro della chiesa parrocchiale, perché a Trento c'era questa tradizione, no? Tu andavi nelle chiese, insomma, era adesso a tutti non piaceranno i cori religiosi così di tipo gregoriano, però insomma io me li ricordo, era qualcosa di straordinario, anche come forma di preghiera. Oggi con quel strimpellare la chitarra lì nelle chiese lascia molto a desiderare, poi preghiera sarà preghiera, io non voglio dire. Fatto sta che mio nonno era capocoro e allora noi si cantavano i canti della montagna, per me è stato connaturale crescere con quello, e dopo ogni tanto però loro andavano anche sul va pensiero, insomma, le zie avevo, oppure un famoso pezzo della cavalleria rusticana, gli arancioleggiano, eccetera. E quindi io sono venuto su così, però poi crescendo, eccetera, devo dire che su questa collina ci sono stati alcuni personaggi importanti, anche al di là e al di fuori dei Pedrotti. Intanto a Tavernaro di Cognola c'era i disertori, la famiglia disertori, che erano persone con una collocazione culturale molto, molto forte, erano amici dei Vitro. Poi a Tavernaro viveva Antonia Brunner, che è stata Fontainebleau. Certo sarà stata solo come parte la fondazione dell'Unione Internazionale Conservazione Natura. Io non l'ho mai conosciuta però lei. E poco più su, sopra Cognola, c'è il Maso dei Bergamini, che era amatissimo da Paolo Widerzot, che lo raggiungeva da Maderno. Widerzot, Paolo Widerzot, si è voluto far seppellire, pochi anni fa, che è morto, non dalla parte di là di Matiano, ma di qua, a Villa Montagna, perché amava questa parte. Quindi, tutto sommato, questi Pedrotti li conoscevano un po', ste famiglie, no? Eravamo in buona compagnia. E poi lì, la domenica, si poteva scendere al burrone della Fersina, l'orrido, c'è questa parola orrido, cioè una gola stretta, un po' paurosa, e allora o mia zia o qualcheduno, spesso siamo scesi a vedere l'orrido. Lì c'era un ristorante, un albergo che era raffinato in quell'epoca lì, io me ne rendo conto adesso, ormai
che salivano da, i ricchi salivano da Trento in carrozza per andare all'orlo della cascata a star lì a mangiare, far ballare le figlie, eccetera. Adesso non è più così, è un ristorante qualsiasi, figurati se i trentini vanno con la carrozza, andranno magari in gallura o balle del genere, insomma, che saranno anche giustificate, ma sa, allora c'era una comunità e io la sentivo, adesso a posteriori, no? Mi accorgo che c'era una comunità che adesso si è disgregata, si è sfatta, come anche la processione, no? La processione, lì c'erano due processioni a Coiola, grandi processioni. La Madonna, veniva portata la Madonna dai coscritti che si vestivano con un coso così, dai coscritti, e la processione del Corpus Domini partiva dalla chiesa e faceva tutto il giro. Ora, però, nella mia famiglia, i Pedrotti, solo mia nonna era religiosissima, pregava sempre e spingeva i figli per andare a messa, perché la campana si sentiva, dai, dice che... E allora gli zii rispondevano, ma è presto ancora, perché la messa sia valida, basta arrivare prima che il prete l'abbia descuerta il calice, cioè prima che... Hai capito cosa diceva? E mia nonna li spingeva. Ma a parte questo, il giorno della processione solo lei andava. Noi, io come bambino e mia sorella e tutti i miei genitori e gli zii eccetera, avevamo la casetta, la casa di mio nonno aveva una glorietta, aveva un muro con una bella siepe, una glorietta, che io ho scoperto anni dopo, no? Glorietta è un berceau, oggi si direbbe, in Francia, è parola francese. Se tu vai a Buenos Aires c'è ancora la glorietta, si usa questa parola, e c'era questa siepe fitta di lillai, di rampicanti, eccetera, e noi stavamo lì e vedevamo passare la processione fra le foglie, perché ecco, questa era la cosa. E poi, sa, lì, insomma, i miei erano sei, quindi c'erano chi tendeva magari un pochino, simpatizzava, perché era l'epoca del fascio, chi era decisamente contro quasi tutti, credo. Mio padre non ha mai voluto mettere la camicia nera e col suo ufficio lui era obbligato il sabato a andare e non l'ha mai voluta, e mia madre a scongiurarlo perché era pericoloso. Però ecco, questo era l'ambiente pedrottesco, però aveva questi collegamenti sia con queste persone notevoli, insomma, che io l'ho conosciuta però dopo, ma le mie zie ne conoscevano alcuni di questi, sia con l'ambiente. Per il resto, per me era molto allora Coiola e la collina, adesso la considero un ambiente molto degradato, proprio come bosco, anche quel poco che c'era, e poi... C'è però un bel paesaggio agricolo, ma anche lì è stato molto antropizzato con la costruzione di strade, con l'espansione urbanistica incontrollata. Però per noi rimane sempre, a me rimane sempre, e l'ho potuto mettere in evidenza quando ho scritto di Paolo Widersoth, perché Paolo Widersoth era di Maderno, un quarto d'ora sopra Coiola. E Paolo Widersoth ne parla benissimo, è del Calisio. Questa montagna lì dietro brutta, bruttina, io la trovo bruttina, non è una bella montagna, con un bosco ceduo, pelato, però è sempre è nostro, perché noi siamo nati da lì e poi io sto in buona compagnia con Paolo Widersoth. No? Senti, quindi tu hai una sorella e basta? Però sei fratelli, avevate anche cugini, c'erano un po' delle tazze. Sì, però mio padre era il primogenito, gli altri fratelli si sono sposati dopo, per cui i cuginetti erano molto... Io ero già sui 15 anni, loro avevano un anno o due, sono venuti dopo. Differenti. Sì. Coiola ha rappresentato un po' per te, per tua sorella, anche un ambiente naturale. Ah, lo ha rappresentato la stessa casa di mio nonno, perché se sai lì c'erano vari fiori, io venivo su dalla città e a maggio... La città dove stavate? Trento. Sì.
in periferia magari, però si andava a piedi, ci voleva una mezz'ora a piedi, mica c'era, non c'era niente per andare a Cognola, immaginarsi. E allora, la primavera c'era un punto con le viole a ciocche, i gigli di Sant'Antonio, i gigli bianchi che sono chiamati dalla Madonna lì a Trevi, il lillà che veniva dopo, i spadoni. Ma soprattutto dico una cosa, mio nonno aveva creato una piccola iola e ci aveva messo della sabbia e ci aveva piantato dei piccoli fichi d'India. E io ero molto interessato a questi piccoli fichi d'India perché erano fuori dal solito. Andavo lì, venivano fuori queste sostanze vischiose di color rosso. E poi c'erano tante altre specie, insomma, non so, sul retro, perché davanti era giardino, su tre lati, poi c'era il pergolato, ma dietro per esempio c'era l'orto, dove c'era la pianta di canapa, no? Alcune piante di canapa, che in dialetto trentino si chiama canef, c'era, per la semplice ragione che i miei zii avevano sempre degli uccelletti in gabbia. Adesso io li condanno per questo magari, ma allora anch'io me ne sono reso conto dopo. Quindi la canapa che c'era lì serviva per raccogliere quel pugno o due di granelli, di semi di canapa per dargli alle cince e quelle specie lì. Mentre adesso se tu avessi una pianta di canapa sarebbe la fine del mondo perché è contro le leggi eccetera, ma una pianta due non fa proprio niente. Se uno vuol tenersela, come anche alcuni papaveri, no? Papaveri c'erano sempre perché venivano raccolti i semini, papaveri somnifero, no? Adesso bisogna aver permessi tutto, sarà anche giusto, ma per 3-4 piante, insomma. Senti, dimmi. Poi mi piaceva molto di Cognola le coste. Le coste sono una zona arida, un po' lontana da dove abitavamo, noi bisognava passare. Cognola è ben esposto. Sì, 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 è benissimo esposta a sud. Bisognava attraversare il paese, andare di là e le coste sono delle colline rocciose brulle. Io allora non me ne rendevo conto assolutamente, ma lì c'è una vegetazione steppica interessante e devo dire che il movimento italiano per la protezione della natura negli anni 54-55 così ha fatto lì un rimboschimento di pini neri che non ci sta proprio bene, però il Videso, Paolo Videso, insomma, ha fatto un rimboschimento di pino nero con gli scolari, c'è tutta la documentazione, c'è ancora questa pineta. E dalle coste si vedeva un po' la città, ecco, questo era l'ambiente. E poi da lì, quando c'era la grande gita, mio padre partiva, ma non solo lui, erano tre famiglie, i genitori e i figli, da Trento o anche da qua, e si andava al lago di Santa Colomba, bisognava andare oltre Cognola un bel po', e poi c'era l'altipiano, tre orette ci voleva. A lago. Piedi. A piedi, sì, sì, il lago di Santa Colomba, e lì, sai, l'altipiano era tutta una pineta, con torbiere e paludi che me le ricordo da allora, e poi questo laghetto che c'è tutt'oggi, Porfidi, dopo. Io l'ho sempre definito come un pezzettino di Finlandia lì, insomma, questo altipiano si è conservato ancora. Quando è arrivata la guerra tu avevi una decina di anni. Sì, e a Trento era pericoloso. Allora mio padre ci ha portati a Cognola. Abbiamo fatto la quarta elementare, io la quarta e mia sorella la prima alle scuole di Cognola. Però dopo sono arrivate delle bombe anche lì e allora mio padre ci ha portati a Pinè, per cui a Basilica. Per cui io la quinta elementare l'ho fatta a Pinè e mia sorella ha fatto la seconda. Sì. E dopo, nel dopoguerra, siamo poi tornati a Trento. Finite le medie che avete scelto, cioè la scelta delle superiori com'è stata? Ma i miei non ho mai scelto niente perché mi era sempre. Ho scelto una scuola dove non ci fosse lingua latina, perché ero molto. Non mi ero reso conto, no? Sono andato all'Istituto Tecnico per Ragionieri. Il primo anno è andata, già al secondo, insomma, lì con la computisteria, eccetera, ma io non ero assolutamente adatto, no? E allora dopo
mi sono ritirato e mi sono preparato da privatista per passare al liceo e ho studiato molto latino, che allora lo trovavo anche un po' ostico, mentre adesso trovo una cosa meravigliosa sapere di latino. Ma lì ho avuto la fortuna di conoscere, perché nella vita io ho avuto tante persone che mi hanno veramente aiutato, insomma, e una la ricordo adesso perché per varie ragioni. È una professoressa che però non era trentina, era l'opposto di una donna trentina, tendenzialmente chiusa, riservata, così. Lei era aperta, era emiliana, di San Secondo Parmense, perché lei era nata lì e aveva vinto la cattedra di lettere. Poi ha conosciuto un trentino che era l'opposto di lei. Era Antonio Valenti. Quindi la moglie di Valenti. Sì, sì, sì. Questo Antonio Valenti. Si chiamava lei? Anna Valenti, nata a Toscani. Annetta, ma Anna. Era una persona straordinaria per l'apertura mentale che aveva, per non costringere mai le persone, per la cultura. Leggeva tantissimo. E io ho fatto tutto il liceo scientifico con latino. Quanto latino ho fatto con lei. Sono veramente grato a questa signora, tant'è vero che sto scrivendo una piccola biografia su di lei e ho trovato qualche notizia, poi anche perché è poi stata la moglie di Antonio Valenti che ha avuto un ruolo, insomma. Comunque io con Anna Valenti, la seconda volta che sono uscito dal Trentino, perché la prima volta sono stato all'estero, sono andato al Parco del Gran Paradiso all'assemblea del Movimento Italiano Protezione Natura a Cogni. Da camerino eravamo quattro: io, Anna Valenti, Benedetta Granello, che è la moglie di Paolo Widerot, e Paolo Widerot. Eravamo noi quattro. Da Trento, sì, col treno. Sì. Senti, tu hai raccontato, mi hai raccontato, ma forse l'hai addirittura scritto, che un ruolo molto importante nella tua formazione ha avuto la frequentazione del museo. Sì. Ecco, raccontami per bene questa cosa che... Sì, sì, sì. L'ha avuta tantissimo, direi proprio. Io mi considero nato al museo per le scienze naturali, perché vero è che io avevo i presupposti, perché i miei genitori, ci sono delle foto che già in fasce mi portavano di qua e di là, e poi da piccolo abbiamo fatto tutte le montagne lì attorno, la Paganella, il Calisio, il Bondone, la Marzola, non saprei. Poi si andava anche in bicicletta, loro ci portavano in bicicletta. Però una volta passato alle superiori ho trovato un professore di scienze che si chiamava Sommadossi di Trento, in questo momento mi sfugge il suo nome, che è stato importante lì a Trento perché cercava di animare i giovani alle scienze al di fuori di quello che era il stretto programma, insomma, della scuola. E così ci ha detto: andate al museo, eccetera. E io sono andato al museo e mi sono trovato bene, perché lì ho trovato vari naturalisti come ambiente. Senti, cosa significava andare al museo? Ah, certo, giustamente. Andare al museo... Per un ragazzo. Per un ragazzo. Le prime volte io con qualche amico significa andare a vedere le vetrine. Sai, c'era un percorso di vetrine enorme, con tutte le collezioni, ma non come adesso che praticamente, no, le, come ho scritto in questa pubblicazione qui, le collezioni sono nei sotterranei. Lì tu vedevi i percorsi degli uccelli migratori, tutto ci voleva varie ore. Tanto prima era quello, però andare al museo c'erano anche delle circostanze, perché poi ha fatto un corso di microscopia e io ho visto le prime cellule vegetali al microscopio, l'ho vista al museo. Significava determinare le piante. Il professor Giuseppe Dallafior, lui aveva scritto un libro anche, fra l'altro, La nostra flora, e quindi tu vedevi, io, la prima pianta che ho determinato è stato il Philadelphus coronarius, che cresceva lì nei giardini di Piazza Dante, di Piazza... significava trovare, significava vedere, imparare. Andare al museo significava occasione di incontri con questi personaggi, e anche per eventi. Anche escursioni, dopo da lì si partiva. Era bello andare al museo. Quindi il museo aveva tutta una sua attività e un giro di persone anche? Abbastanza, sicuramente ce l'aveva. Un giro di persone che erano delle care persone, dei naturalisti, però intendiamoci.
dei naturalisti, te li posso nominare, intanto il professor Luigi Tomasi, Benedetto Bonapace, Dalla Fior stesso, il professor Vittorio Gerosa e tanti altri. Lì però era il discorso scienze naturali, la protezione della natura è venuta dopo, è stata una cosa diversa. E tu quando hai cominciato ad andare? Primi anni del liceo? Il secondo anno di liceo, ero ancora all'istituto, il secondo. E dopo il liceo sono andato sempre di più. Quindi quando è arrivato il momento della scelta della facoltà... Ah, io non avevo problemi da scegliere, era così. Io non ho avuto discussioni. Già avevi una cultura... Ah beh sì, io dovevo far quello, mica poi avrei potuto fare altre cose. Non c'era da scegliere niente lì. Per me era tutto stabilito, a priori, perché poi ho avuto anche un'altra fortuna, che con il passare degli anni i miei hanno abbandonato il solito posto di Pinè, dove si andava in villeggiatura, siamo portati a Molveno e poi con i Valenti la Val di Sole, e con Antonio Valenti, mio padre non faceva grandi escursioni in montagna, faceva escursioni lunghe ma non ascensioni. Con Antonio Valenti sono stato sull'Ortler, sul Cevedale, sulle cime delle Dolomiti di Brenta, e allora lì si è aperto, è stato importantissimo l'incontro con i due Valenti. Certo, dopo in particolare con lui, no? In Val di Sole. Mentre invece l'incontro con la protezione della natura è arrivato prima della fine del liceo. Sì, è arrivato prima. È stata una cosa più o meno casuale, diciamo. Ma insomma, sì. Di fatto io, posso dirti i dettagli insomma a sto riguardo, sì. Perché quell'anno i miei genitori non potevano, non so per quale ragione... Siamo nel 51 mi pare. Ah, forse anche prima, sì, 50. Okay. Sono andati in villeggiatura a Montevaccino, che è proprio un paese lì dietro al Calisio, però insomma ben pochi vanno... Adesso magari è diventato di moda e così. E lì c'era una maestra che mi ha dato... da vedere il libro di Guido Castelli, l'Orso Bruno, sai, il libro dell'Orso Bruno ha scosso due persone, Stefanelli e poi Galarati Scotti, che però già aveva... Il libro di Castelli era del 30... L'Orso Bruno nella Venezia, 35 è stato 35, pubblicato, sì. Io l'avrò visto 6-7... Castelli era vivo allora? È morto nel 47, ma io non l'ho mai conosciuto. No, non l'ho conosciuto. E allora lì ho cominciato a vedere, a interessarmi. E poi capissi, a Trento al museo c'era un altro fatto, c'era l'associazione Procultura che c'è tutt'oggi, per far conferenze. Ogni venerdì c'era la conferenza, solo che allora, capisci, la conferenza ti faceva venire 200 persone, magari la sala piena, perché mica c'era la televisione o questo o quello. Era una forma di ricevere della cultura, di sapere. E c'era il venerdì, io andavo alla Procultura, da prima solo per le conferenze... naturalistiche, magari anche in senso lato, e poi anche per quelle letterarie. Per esempio c'era il professor Giulio Benedetto Emer, una persona straordinaria di cui io ho scritto, perché ha fatto una lezione al corso per la protezione della natura a Trento, e faceva la lettura d'Antis. In un anno ce n'erano due, prendeva un canto del paradiso, del paradiso, della Divina Commedia, poteva essere il paradiso, l'inferno, quello che era, e faceva la lettura d'Antis, una cosa straordinaria. E lì a un certo punto è venuto Renzo Widesoth, che ha parlato dei parchi nazionali. Io quella sera, c'era la sala era grande, non sono potuto neanche entrare, sono stato fuori perché era tutto pieno, sul corridoio, che c'era un grande corridoio lì, e ho sentito la voce perché c'era il microfono, poi l'ho intravisto un momentino quando è finita la conferenza. Questo è stato il primo contatto con Widesoth. E allora lì, insomma, ma mi ha interessato molto, perché lo considerava un problema importante. Adesso il perché dire... Beh, lo consideravo vitale, essenziale. L'ha preso subito. Assolutamente. Naturalmente in forme embrionali,
c'era mica niente, ecco, l'unica cosa che c'era, perché lì non c'era mica niente in quegli anni lì. Libri a cui sono affezionato io, vedo qui ce n'è uno proprio che a me è servito molto, perché a Trento c'era la biblioteca del Movimento Italiano Protezione Natura, che poi è stato, si è esaurito così, no? E lì io ho potuto recuperare vari libri, fra cui uno, questo libro di Alessandro Ghisi, Fauna e Caccia, del 1946, dove è una fonte ricchissima di notizie per noi allora, perché guarda che le notizie sugli animali, bisognava prendere la rivista Diana dei Cacciatori. Cosa c'era di sì, il Brem, la vita degli animali, ma chi poteva comprare il Brem? La Carmela, che era una famiglia insomma di studiosi e tutto, aveva in casa il Brem, adesso ce l'ho io, mia moglie voglio dire. Ma noi, io non sapevo neanche che c'era, e allora ecco che questo libro di Ghisi, Fauna e Caccia, che io ho trovato lì, faceva parte della biblioteca del movimento, e per me è stato essenziale, molto, molto importante. Questo libro qua per me, io lo consultavo sempre, perché tratta dei problemi generali, della fauna e della caccia, tratta dei vari tipi di caccia, regione per regione ti dice più o meno la fauna che c'era. Certo, è un libro che oggi questi moderni e nuovi scienziati considereranno anche superato, sicuramente lo è superato, ma non ha importanza, ha fatto un'epoca, ha fatto un'epoca. Lì a Bologna vogliono organizzare il convegno su Ghisi, ho saputo, e io mi sono proposto, presenterei se lo fa, un libro da questo titolo proprio, il libro Fauna e Caccia di Alessandro Ghisi. Perché qui io posso parlare a lungo, in dettaglio, dire, seguire i meandri del pensiero di Ghisi, perché l'ho letto tante volte. Poi per la flora invece era più facile, perché per la flora lì al museo c'era Bonapace dalla Fiore Marchesoni, tre persone diverse, ma dalla Fiore si imparava a determinare le piante con la chiave analitica. Non era un accademico, sì. No, non era. Era membro, era professore delle scuole medie, era però membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia. Bonapace era insegnante, Marchesoni è stato accademico dei licei, no? E quindi i problemi della flora sono venuti così, le specie, l'estinzione delle specie, l'ambiente, lì non c'è stato proprio, l'ho visti nascere lì. Ma per la fauna e per i parchi, per la fauna c'è stato il libro di Ghisi e poi il contatto con per i parchi, poi il contatto con i Widerot, che è successo subito dopo, perché... Senti, la conferenza che tenne Widerot, più o meno di che anno era? Nel 48-49. Era la prima volta che sentivi parlare di parchi? Ma penso in Trentino, c'erano degli articoli, sai, sui giornali. Poca roba, insomma. Sì, poca roba. Loro, i Widerot, capisci, in quei 10 anni di attività hanno posto il problema dei parchi. E Widerot e Paolo, anche Renzo e Paolo, dicevano prima dobbiamo dire che cosa è il parco e dopo chiedere, dire che cosa si dovrebbe fare. Era... Come era arrivato? Dopo come è seguita questa relazione con i Widerot? È stata semplicissima, perché poco dopo la venuta di Widerot, Renzo, io ho saputo che il Movimento Protezione Natura stava organizzando un corso di protezione della natura. Paolo Widerot e Ezio Mosna, un grande personaggio della cultura trentina, e loro avevano scelto alcuni studenti per ogni scuola, ma io ero privatista. Non potevo essere scelto. Sono andato e alla fine mi hanno accettato e io lì allora sono entrato in pieno e lì ho conosciuto Francesco Borzaga. C'erano vari ragazzi, ce ne sono ancora alcuni di quelli lì che sono medici, avvocati, uno è un radiologo, varie persone, alcuni sono professori di scuola media, ma ormai avranno tutti 80 anni e più. Ma Borzaga, sai, Borzaga è stato il trentino che ha battuto i Widerot, tutti, Galarati, Scotti, Castelli. Quello lì bisognerà che io mi faccia qualche cosa per lui, spero di avere la forza. E lì, allora, è fatta, perché finito il corso,
dopo io ho continuato a tenere i contatti e proprio in quegli anni lì, ormai ero alla fine del liceo, forse i primi anni prima dell'università, Paolo Vitero stava sostenendo il progetto legge per il parco Brenta da Melo al Senato. Era stato presentato da senatori trentini, altoatesini, bellunesi e di altre parti d'Italia, che poi è stato bocciato. Quindi tutta la parte della lotta del Movimento Protezione Natura di Trento, in particolare Paolo Vitero, perché Renzo aiutava da me, era a Torino, l'ho seguita tutta. Allora lì sono stando entrato dentro il movimento. Sì, e poi cosa è successo? Ancora sempre lì. Nel frattempo io ero stato a Cogni, al congresso, con Anna Valenti, una persona straordinaria di cui ti ho detto, e lì non poteva avvicinare Vitero, c'era il presidente del CNR, eccetera, i due giorni giù a Cogni, però dopo c'è stata l'escursione e io mi sono messo alle calcagna di Vitero, che era durissimo, mica che ti... Però gli ho fatto qualche domanda, mi ha risposto, e dopo poco tempo mi ha scritto che vi avrebbe mandato, se volevo andare in Svezia, a questa famosa manifestazione per studenti, e naturalmente sono andato. Questo che anno era? 54, 53, 54. Senti, facciamo un piccolo passo indietro. Mi immagino che il corso del 51 sia stato molto istruttivo. Sì. Perché conosco bene il programma, era un programma molto moderno. Tu hai fatto il commento, sì, perché io dopo, anni dopo, ho trovato questo fascicolo buttato lì, con tutte le relazioni, le copie delle relazioni presentate, e è stato stampato, insomma. C'è tutto, no? Certo, non c'è il tema della biodiversità, perché allora se non se ne parlava, il linguaggio era diverso, ma i temi fondamentali e soprattutto il concetto delle cose di parco. Guarda che per quel convegno lì, Paolo Vitero, per quel corso, Paolo Vitero ha scritto un libricino, un fascicolo sul parco, e tu stesso hai scritto che è un moderno trattato con un'ideologia molto moderna sui parchi. Era in anticipo sui tempi, no, Paolo Vitero, e purtroppo alcune idee fondamentali di Paolo Vitero sui parchi, però non ne importa niente a nessuno, perché c'è stato il crollo di tutta l'ideologia, ma questo è un altro discorso, come quella di prendere in affitto i boschi. L'ha fatta Tassi e Frigo allo Stelvio e Tassi all'Abruzzo, ma adesso non c'è, ma lì era posto chiaramente, chiarissimamente. Ah, le concetti che aveva Paolo Vitero. Io poi ho fatto un libretto, no, sulla vita di Paolo Vitero. Meriterebbe ancora di vedere sulla sua vita, eccetera, perché erano concetti bellissimi. Io venivo proprio affascinato. Però a un certo punto dopo mi sono messo a studiare le scienze. E allora, o tu studi e fai ricerca fondamentale, o tu fai la parte applicativa. E allora lì ho dovuto un po' lasciar perdere per un periodo. Senti, quindi è lì che nasci, diciamo, tu come protezionista sei sempre stato molte cose, ma soprattutto un uomo delle aree protette, dei parchi, sì, in particolare, e viene da lì. E viene da lì, chiaramente. Sì, perché è un imprinting quello. È un imprinting, perché intanto viene dall'idea del Parco Brenta da Melo, a cui io ho partecipato quegli anni lì, insomma, di studente universitario, i primi anni, forse l'ultimo anno di liceo ancora. E per me era una necessità estrema. Poi, sai, si sono fatte escursioni col Valenti o con Videsot, o qualche altro, non con i naturalisti del museo. Quella è tutta un'altra parocchia, perché uniquique sum, dice lì l'osservatore romano, no? Come motto, no. Ci sono due moti, non prevalebunt, cioè le forze del male non prevarranno, ma il moto che io considero importante, uniquique sum, a ciascuno il suo. Io non potrò mai dire che al museo è stata la culla della protezione della natura, mai, ottime persone, brave, dopo però sono state addirittura contro altri, voi tu sai, invece l'idea, anche Marchesoni, era un grande botanico, no? Accademico dei Lincei, eccetera, però lui, sai, non aveva quell'apertura culturale che aveva un Renzo o Paolo Vitero, avevano un'apertura culturale straordinaria loro.
ministra, introducendo un tema importantissimo sul quale hai spesso insistito, cioè il fatto che le forze più vive, più dinamiche della protezione della natura, in Italia almeno, non sono stati gli studiosi. Sono stati in parte gli studiosi, no, ma non come categoria. Adesso, e adesso sai, io, una piccola parentesi dell'adesso, due giorni fa ero al Gargano, al Parco del Gargano, e c'erano quattro funzionari, due di enti pubblici che si occupano di boschi, tre e uno del parco. E lì loro dicevano, adesso qui sai, lo dico e lo confermo, ma dice lì, dice basta che tu faccia fare una perizia e va tutto bene, non ci sarà nessuno che ti dice niente, perché il professore deve fare la perizia. Se fa la perizia prende i soldi e basta, non, li prende anche legalmente, non voglio che sia qui a dire io che... E tu te li compri tutti, l'hanno detto loro, lo diceva, è venuto fuori lì, ma questo però è storia, si sapeva già, ma l'ho sentito dal basso al Gargano. Quindi tu dici c'è un motivo di compiacenza rispetto, non dico di complicità, ma insomma... Ma vedi, il fatto è questo, che mettiamo che ci sia una prateria da gestire, tu non la falci, vengono i cespugli, tu non la irrighi, scompaiono le specie mesofile, tu non la concimi, spariscono quelle specie che danno l'impronta più caratteristica. Lì sono delle notizie tecniche e ci deve essere un botanico tecnico che le dà e che le dia. Ma fra questi, trovarne uno che faccia il passo più in là, per dire, vabbè, qui si inquadra in un problema più generale di carattere protezionista, sono rarissimi. La stessa società botanica è. Quindi dici che c'è anche un problema di cultura. Ma di cultura, perché loro sta cultura qui, pur intuendola, non la praticano, non la condividono, per quella questione che tu sai, alcuni soprattutto. Si tratta di perizie poi dal ministero che dà sempre ad alcuni botanici, ma parecchi, centinaia di migliaia di euro. Sì, però aspetta, distinguiamo, perché tu stai ponendo un problema non di illegalità, no, però diciamo di corruzione mentale. Ma, cioè di constatazione della situazione. Okay. Però tu stesso accenni anche a un problema di limiti culturali o di sensibilità. Cioè, assolutamente. Ci sono le due cose, insomma. Sì, no? Ma il fatto è questo, vedi, che se tu prendi tutta la storia della società botanica, io l'ho vista, fino a 20-30 anni fa c'erano anche parecchi interventi di carattere protezionistico, ma da 20 anni in qua non ho mai sentito che la società botanica abbia promosso una paglia per qualche cosa del genere. Ecco, e anzi, gli ultimi anni in cui la società botanica interveniva, io ero con Corbetta, io e Corbetta e gli altri, loro dicevano che questi interventi di carattere protezionistico non erano propri degli scienziati. Come scienziato no, però voglio dire, non si può neanche ragionare in questa maniera. Uno scienziato che si limita a fare una... Oggi, nel 2015, uno scienziato che sia botanico o zoologo, che si limita a fare delle perizie tecniche sulle sue conoscenze, più che giuste, più che giuste, perché dico, perizie ne ho fatte anch'io varie, no? Di vario tipo. Tu puoi fare perizie, ce n'è previste dalle leggi, tutte. Questa è una cosa da tecnico botanico. Ma è possibile che poi fra tutta la categoria dei botanici ci sia solo il trionfalismo per le cose del Ministero dell'Ambiente che fa quei libri? È tutto trionfalistico. E per il resto non ce ne sarebbe uno che ti versa una goccia di sangue per salvare una palude? Pochissimi oggi. Questo è... Una volta non era così. Oggi è così. Quindi diciamo una situazione che in cui già solo una minoranza aveva la sensibilità a intervenire è peggiorata ulteriormente. Sì, perché io ti dico questo, guarda, prendiamo la zoologia oggi, non faccio nomi, ma ci sono alcuni, no,
Ma ti immagini cosa vorrebbe dire, che peso avrebbero i loro interventi se avessero un briciolo di quello che c'è dietro di Alessandro Ghisi? Non dico di Wideson, ma Ghisi, perché Ghisi era zoologo, tecnico di zoologia, ma aveva sto slancio protezionistico che, come ho messo in evidenza io nell'ultima biografia che gli ho dedicato, è venuto fuori quando era la commissione del CNR, ormai libero da tutto, ha cambiato il linguaggio, lo stile. Io l'ho scritto, tutta roba che andrebbe approfondita, ma insomma, chi trovi oggi che fa quello? Beh, ne trovi qualche botanico, perché io adesso non voglio far nomi, ma sai, il presidente Raimondo, per esempio, sicuramente, anche altri oggi, anche altri. Però nella zoologia, per esempio, o nella geografia e geologia, boh, ma la zoologia, che sono sempre stati gli animali, no, che hanno fatto da traino. Io ti dico, prendi qualcuno di questi grossi zoologi che ci sono in giro oggi, se avessero un briciolo e se usassero un minimo del linguaggio che usava Alessandro Ghisi, avrebbero fatto presa sulla società, ma ormai non fanno niente. Il tuo percorso è segnato, entri all'università e che mondo trovi? Che era questa università? Ah sì, bello, bello. Sei andato a Padova? A Padova, sì. Vabbè, sì. Andato a Padova, intanto la più grande impressione l'ho avuta a entrare all'orto botanico. È dietro la Basilica di Sant'Antonio lì, e c'è una piccola stradina con sto acciottolato, c'è il canale Alicorno, tu passi un ponte e di là c'è l'orto. Era il primo che vedevi? Sì, perché avevo visto qualche giardino albino. No, non avevo visto niente. No. Poi, capisci, tu facevi le esercitazioni al microscopio, io già avevo visto al museo per la parte botanica. No, se, guarda, io ho avuto un impatto molto bello di quei vari professori, ma erano tutti professori di calibro, capisci? Erano professori che si erano andati in cattedra. Insomma, ora, mica che io voglia dire, ma con tutta quella proliferazione di cattedre che c'è stata adesso, il livello delle cattedre prima era così, con tutti questi non bisognava, ma è sceso, bisognava portarli al livello di professori di quell'epoca, di quegli anni lì. Io ti dico i nomi: Carlo Capelletti, Umberto D'Ancona come zoologo, Giambattista Dal Piast come geologo, Bianchi, non mi ricordo il suo nome, come professore di mineralogia, Morandini di geografia, erano tutti pezzi, Lasenari come sistematica e fitogeografia, erano tutti professori, capisci? E via, io mi sono trovato bene. E ti dirò questo, se io oggi ne avessi il potere e dovessi mettere mano a un'ennesima riforma dell'università, perché oggi è stato distrutto praticamente tutto, no? Delle scienze naturali, le biologie a me non mi interessano, io prenderei il corso di scienze naturali di Padova come ho fatto io, leverei magari fisiologia umana e ci metterei informatica, biodiversità, alcune cose e basta, ecologia, che allora non ce n'era, poche cose. Ma sai, noi facevamo 4 ore di laboratorio il pomeriggio, di botanica o di zoologia il giorno dopo, e bisognava avere l'album e far tutti i disegni dei preparati, e quando andavi all'esame il professore lo spillava. Sì, come si dice, lo obliterava, perché sennò dopo avevano capito che gli studenti se li vendevano. E fatti a mano, con la matita, io quando sono venuto a Camerino ho provato a introdurre, ero riuscito un po', con la biro, ma con la biro non si può disegnare un tessuto che vedi lì, con la matita, ma tanto ero io solo, non è servito a niente, no? Infatti adesso nessuno più vede neanche un preparato a Camerina, nessuno vede un preparato. Senti, una curiosità, tu la laurea in cos'era? Scienze naturali. In scienze naturali. E tu sei entrato con una predilezione per la botanica? No, o avevi? Incerta. Avevo un incerto. Perché tu sei rimasto uno con competenze piuttosto. Insomma, sì. Cioè, io sono entrato con questa cosa per l'ecologia, ma
Ecologia, quindi botanica e zoologia. Poi lì ho fatto una asinata. A Trento si dice una asinata. Ho fatto la tesi in zoologia, no? Però su larve di insetti acquatici era un tema ecologico. Con chi? Col professor Umberto D'Ancona. Poi sono andato, e la tesina era in botanica. Ho discusso la tesi, io sapevo che il professor Cappelletti aveva simpatia per me. E alla fine, sai, tutti i professori con le toghe, non è lì a Padova, allora. Si saluta, beh, dice Pedrotti, dice venga domani, dice che devo parlare, io avevo capito subito. Questo Cappelletti. Cappelletti. Ma dico, professore, domani è venerdì, vabbè, dice venga lunedì. Sono andato a Trento e lunedì mi ha offerto il posto, sicché per me anche la scelta del posto, proprio il problema è che non si è mai posto, perché perlomeno per una parte di studenti dovrebbe essere così. Beh, posso dire, per esempio, il figlio di mia cugina a Trento si è laureato in ingegneria, no? Ha avuto il posto subito, ma non all'università. Allora lunedì sono andato e mi ha detto, guardi, dice che una tesi, dice, gliel'avrei potuta dare anch'io a botanica, comunque, parole testuali, io sono gratissimo, ho un immenso affetto alla memoria di Carlo Cappelletti, perché è vero è che avevo Marchesoni che mi diceva questo, quello, quell'altro, però quello che materialmente mi ha preso e mi ha messo lì, nonostante la parte che gli ho fatto, è stato Cappelletti. Ma come si determinava una scelta di questo genere? Niente, a Padova era tutto organizzato bene. Mm-hmm. Fatti i primi due anni in cui tu ti orientavi, bisognava fare l'internato, non in un lager. L'internato consisteva nel frequentare per due anni un istituto. E tu dovevi mettere, perché si prendevano le firme di frequenza, dovevi avere il timbro. Allora, io lì nell'incertezza, beh, avevo passione per la botanica, per gli animali, insomma, sono stato un momento incerto, sì. Ho scelto di fare l'internato a zoologia. Però andavo sempre a botanica. E quindi Cappelletti ti conosceva? Da quando ero studente. Da quando ero studente. Ecco, e per me Cappelletti è stato fondamentale, perché sono stato lì quei quattro anni, mi ha fatto fare alcune cose di botanica generale, eccetera, e dopo lì non c'era possibilità, ma questo io... Allora Marchesoni mi ha poi fatto venire a Camerino e mi ha dato l'incarico. Spiegami come funzionavano questi rapporti. Allora, Cappelletti era di... Era professore di botanica a Padova. E direttore dell'orto botanico, però era un botanico generale. Mentre Marchesoni era professore di botanica a Camerino, però è stato anche rettore l'ultimo anno qui. Lui aveva il papà vecchio a Trento, insomma, e ci teneva a tornare a Padova. È tornato a Padova, allora lui dice, aspetta che dice, io ti faccio venire a Camerino. Poi, però a Padova l'ha chiamato Cappelletti come seconda cattedra di botanica. Però dopo pochi mesi che era lì si è ammalato e è morto, allora io poi sono rimasto, perché Cappelletti è andato in pensione e è finita, no? Tu quindi quando sei arrivato a Camerino? Nel 61, nel 62. Nel 61. L'istituto era formato da tre stanze, c'era il bidello, io e il professor Sarfatti. Dopo siamo arrivati a 20-30 persone e adesso siamo a zero di nuovo, perché l'università a colpi di piccone ha distrutto tutto. L'ho scritto in questo libro qua, la storia. Sai perché ho fatto questo libro qua sull'annuario dell'istituto? Annuario è dal 50 al 2006. Perché ho voluto mettere tutte le cose che si sono fatte, anche perché ne rimanesse traccia. Ho messo anche le fotografie di alcuni grandi botanici che sono venuti, stranieri e così. L'elenco delle pubblicazioni, delle attività svolte e le nefandezze fatte dall'università, perché si poteva ben far confluire in un altro dipartimento, ma bisognava mantenere l'autonomia e l'identità culturale, non come adesso, che è una porcheria, una roba vergognosa.
Senti, tu praticamente a Camerino che hai fatto in sostanza? Praticamente Marchisoni aveva fatto poco, mi stai dicendo. Ma sai, non aveva fatto poco. Marchisoni ha fatto un erbario di più di 10.000 campioni dei Sibillini, però è morto che era rimasto inedito, l'abbiamo pubblicato noi, cioè il volume, casomai, catalogo dei Sibillini. Poi aveva fatto un'altra cosa importante Marchisoni, tre cose. La flora, questo. Però lui non era florista, ma era appassionato alla fitogeografia. Poi ha studiato i laghi qui dell'Italia centrale, Piediluco, Fiastrone, il lago di Pilato, ed altro, perché lui era limnologo e idrobiologo. E poi ha fatto le analisi polliniche, tutta la storia, sai, facendo gli strati torbosi o anche cretacei, insomma, di vario tipo. Qui in Italia centrale e in Trentino l'ha impostata lui. E lui ha avuto un unico allievo in quel settore, perché io ero allievo, per modo di dire, no, di Marchisoni, Arturo Paganelli, che poi è diventato professore a Padova, è morto st'inverno e si è fatto seppellire qui Arturo Paganelli, e così finisce la scuola di Padova, perché non c'è più nessuno. Quando tu sei arrivato, hai dato slancio però, anche organizzativo. Quando tu sei arrivato hai dato anche slancio organizzativo. Ma i primi anni no, perché io dovevo fare delle ricerche, non mi sono occupato neanche di protezione, pochissimo. I primi anni io dovevo pubblicare per prendere la docenza, cosa che fa solo botanica, perché tu sai che io sono molto appassionato alla protezione e tutto, però la ricerca è ricerca, la botanica è botanica, tu devi far quella. Quando poi ho avuto la docenza, mi sono assestato, ho avuto la direzione per incarico dell'istituto, allora ho cominciato a fare convegni di carattere botanico e anche di carattere ambientalista, però i primi anni, sai, i botanici ragionavano così. Dovevo metterlo in questa forma, la geobotanica, no, perché qui si tratta di ecologia vegetale, cioè di geobotanica, non di fisiologia o botanica generale, come scienza di base per l'ecologia e per la pianificazione, come oppure la protezione della natura come attività a carattere scientifico geobotanico, che è quella delle perizie di adesso, giustissima, giustificatissima, ma non ha nulla a che fare come quella cosa. Se posso fare un paragone fra i due papi, perché sai, Giovanni Paolo II e questo buon Francesco, per carità, con le due encicliche, e il papa lì polacco ha scritto l'enciclica Redemptor Hominis, che fra l'altro comincia con una frase che è una mazzata, perché dice: Cristo è il centro del cosmo e della storia. Allora cosa vuol dire sta frase? Cristo è il centro del cosmo, cioè della natura, e della storia, cioè dell'uomo che è comparso in questo cosmo. E dopo ti va avanti con delle considerazioni di una freschezza, di una intuizione straordinaria, perché quello era stato lì in Polonia, sapeva chi era Matuszkiewicz, cita i versi di Matuszkiewicz, ma che Matuszkiewicz? Di Mickiewicz. Matuszkiewicz era un botanico. Cita delle frasi prese giù dal Pantadeus, sa chi era Suplizzolo. Quindi c'è una genuinità straordinaria. Poi dopo gli effetti, invece sto qua, Francesco, quello che è, lui ha fatto un trattato, un ottimo trattato di ecologia, però io sto dalla parte dell'altro, perché c'è quel qualcosa in più che lui non ce l'ha, questo, non ce l'ha. Io non l'ho letta tutta l'enciclica, però non ce l'ha. Quello è andare a mescolare poi il fatto di tante cose spirituali, tutta l'ecologia globale, ma che cos'è? Ma non c'entra niente con l'anima e tutta quella. E lì è tutto un commissionato così. Ma io adesso l'ho detto di intuizione. Ecco, al Papa Francesco ha fatto un trattato di ecologia ottimo, vedi che bus, avremo un altro bus forse in America, quello ha detto che il Papa non deve intromettersi sulle variazioni climatiche, eccetera, più o meno, no? Per quel poco che ho visto. Ma l'altro ha scritto meno, ma con un'intuizione che è quella che manca alle perizie di oggi.
Una delle caratteristiche tue di studioso più evidenti, diciamo così, è questo grande respiro internazionale, cioè il fatto che sei noto all'estero, viaggi molto, insomma, questa cosa è già iniziata all'inizio del tuo percorso di studioso? Sì, quando ero a Padova, ecco. Ma anche io ho avuto fortuna, perché vero è che Cappelletti era il professore, il direttore, ma non era mica un professore da niente, un direttore, era un monarca assoluto nell'istituto allora, non era che decideva lui, mica veniva eletto ogni anno, aveva la cattedra e l'università lo nominava direttore vita natural durante, che poteva anche essere giusto e per tante cose. Però lì c'è stato un fatto. Io avevo conosciuto Silvia Zenari. L'hai visto tu il libro sulle donne botaniche italiane? Sacramento. E non sono qui neanche una copia da darti, perché c'è la vita lì anche di Carmela. E io ho cominciato con lei a fare la tesina, a vedere e tutto. Poi è morta in un incidente stradale con la Topolino andando a casa. E Cappelletti ha chiamato Pignatti da Pavia. Pignatti ha portato la fitosociologia lì. E quindi questo... Che poi è stata la tua materia. La mia materia, sì. Più che la fitogeografia della Zenari, perché lì c'era poco da fare. Però che Pignatti c'ha l'età tua, è poco più grande di te. Sì, avrà 85 anni. Ma qualche anno più di te. Arrivato lì, lui, e l'ho descritto in un articolo che tu non hai ancora visto, si è creata un'amicizia fra tre botanici delle Alpi Centro, Pignatti a Padova, che però era assistente, professore associato, Erwin Eichinger a Klagenfurt e Max Wraber a Lubiana, e hanno fondato un gruppo per la botanica delle Alpi Centro Orientali, e subito ha fatto un convegno a Klagenfurt e Pignatti dice: tu vieni e fai una relazione lì nell'ambiente tedesco. Io l'ho fatta in francese a quella volta, me la ricordo benissimo. Dopo ho cominciato a parlare tedesco. Poi questo convegno è stato fatto tre: uno sul Carso Triestino, uno a Lubiana, uno a Brescia, e io lì subito ho avuto, così mi ha messo Pignatti in contatto, era stato lui. Dopo, quando io sono venuto a Camerino anche per sfondare l'isolamento, perché sai, qui c'è tuttora, ma allora l'isolamento era fortissimo, io sono andato a vedere dove ho potuto e allora ecco che in questo libro, vedi, ho messo le fotografie di alcuni fra i importanti, però guarda quanti personaggi, insomma, fra i vari, dal Canada, dalla Romania, dalla Germania, Spagna, Australia, Ungheria, Belgio, Cecoslovacchia, Polonia, la Bolivia, poi dove sono andato, eccetera, insomma. Bisognava tenere i contatti, no? Anche perché i botanici italiani sono arrivati poi anche loro a mettersi, ma bisognava andare e sentire. Infatti adesso io vado perché mi invitano, no? È il terzo convegno che vado adesso, che già quest'anno ne faccio tre. Ho fatto uno in Francia, adesso c'è Cecoslovacchia e poi per sentire nuove idee. Sai, dopo il convegno della Francia, io avevo già le bozze del libro, te le faccio vedere adesso. Sono in istituto. Sì, sono in istituto, vabbè, non importa. E ho dovuto aggiungere alcune cose, però adesso ho chiuso, non aggiungo più niente. Era bello avere questi contatti. Senti, con quali aree hai creato rapporti all'inizio più... Quali erano le zone, i paesi, le scuole più stimolanti, dalle quali hai imparato di più? Sì, all'inizio era la Germania, perché c'era Tüxen e io sono andato, anche con Carmela, in Germania c'era Reinhold Tüxen, che stava a Rinteln, perché era andato in pensione e si era creato un istituto quasi privato lì, insomma, ha portato via tutti i suoi libri e sono andato lì. Dopo però, capisci, lì gli italiani andavo io e Pignatti e basta, perché c'era il tedesco di mezzo, una cosa ostica. Dopo... Tu l'hai imparato apposta per andare no, lì? No,
perché io l'ho studiato a scuola. Ah, lo sapevi già un po'. Sì, poi ero andato spesse volte da studente, che quella lì è una roba che voglio raccontarti dopo, qua e là, come studente, però sempre per motivi naturalistici. E dopo adesso mi sono arrangiato, adesso mi difendo benino a fare le relazioni. A un certo punto c'erano i tedeschi dominanti, perché tu andavi lì a questi convegni internazionali, che poi quello dove vado io adesso a Brno è il seguito di quelli lì. C'era il 90% di tedescofoni e poi magari due spagnoli, l'italiano, due francesi. Dopo però in Francia, e qui è interessante, questa è la domanda che mi hai fatto, ha cominciato a emergere il professor Jean-Marie Jéhu, che faceva un convegno, colloquio sociologico, tutti gli anni, a Lille. E io sono andato la prima volta, ho portato il primo italiano. Quando, più o meno in che anni? 75-76, però c'è tutto. Mi sono per lunghi anni la Germania è stato il punto di riferimento. Sì, ma allora io mi sono inteso subito, anche per me se è il francese poi io ci sguazzo, e mi piaceva, sono andato vari anni, io solo, finché un anno ho organizzato io il convegno a Camerino per di fitosociologia e ho invitato Jéhu, che allora l'hanno conosciuto tutti gli italiani biondi eccetera, e hanno fatto, ma io l'ho fatto venire, tant'è vero che il prossimo ottobre ho fatto fare una targa così, che c'ho un scultore a San Benedetto del Tronto, semplice, c'è il viso e sotto c'è scritto Jean-Marie Jéhu, gli anni di nascita e di morte, promotore della fitosociologia in Italia e nel mondo, e verrà inaugurata, vengono anche i francesi. E ti manderò l'avviso, ma... E allora questi colloqui si svolgevano regolarmente lì, ecco, e perché lui... Dove stava giù? A Lilla, a Lille, però lui, siccome era ricco di famiglia, si è comprato una fattoria a Bayeul, vicino a Lille, e l'ha trasformata in abitazione e anche in piccolo istituto, stazione, poi dopo è diventata ingrandita e lui l'ha ceduta come testamento, perché era nome suo di tutti e due, al comune di Bayeul. Però dopo gli è successo tutta una storia personale, lui è morto adesso, comunque è rimasto tutto. Però lui, e questi sono i volumi che della serie gialla, ne abbiamo pubblicati 29, però io ho fatto alcuni qui a Camerino, questo è l'ultimo che l'ho tirato fuori per fartelo vedere, perché è l'ultimo colloquio che si è organizzato nel 2005 a Rabi, c'era gente da tutta Europa e anche da... C'era detto, ce l'hai questo volume? Se no te lo do, ce l'hai? No. Ah, però ce l'ho qui a casa. E questo è in collaborazione Camerino? Sì, e... sì, però... I colloqui erano congressi annuali e dopo veniva fatto il volume dall'editore Kramer. Ma lui pubblicava una rivista, Document Phytosociologique. E dopo una decina d'anni, lì a Bayeul erano un po' in crisi, allora abbiamo fatto un accordo culturale, l'ho pubblicata io a Camerino, come redattore lui e io. E abbiamo pubblicato 20-30 volumi. Bella era. E quindi ulteriori aperture. Finché... Lui ha cominciato a malarsi col morbo di Parkinson, io sono andato in prigione, qui non c'era più niente, si è stata sospesa. Però l'allievo prediletto di Jéhu, che è Frédéric Buret, ha fatto un viaggio apposta, mi ha chiesto se io gliela cedevo. E io, abbiamo fatto tutti i documenti e adesso la pubblicano in Francia, hanno ripreso in Francia. Questa è stata un'apertura eccezionale per me, perché mi ha permesso a me, ma soprattutto ai miei allievi, perché loro sono andati, perché hanno trovato queste cose qua, sai, non è che voglia dire. Senti, però tu mi hai parlato una volta di una grande qualità e quindi conseguentemente di un grande rapporto con i botanici dell'Europa orientale. Sì. Adesso bisogna distinguere. Sì. Perché
se dell'Europa orientale metti la Russia, capisci, nella Russia la fitosociologia era stata proibita, semplicemente, te lo dico subito perché, l'ho scritto tutto questo però sui libri, sai, tu lo trovi in francese, te li do. L'associazione vegetale è un concetto teorico, che tu, è un'astrazione. In realtà, castagnetti esistono magari, ogni bosco di castagno è una cosa concreta, è una fitocenosi, per cui la scuola russo-sovietica si basava, in base al materialismo storico, sul concreto, le fitocenosi, che però loro chiamano geofitocenosi. L'associazione era bandita. Allora, in Russia è stato così. Polonia, siccome sono stati più duri i polacchi degli altri popoli, loro non gliene è fregato niente, sono andati avanti, non gli è successo niente. In Romania, dove i romeni non hanno quel carattere che hanno i polacchi, o così, questo saranno simpatici, tu sai che io parlo romeno, ho tutte quelle robe lì, però hanno ceduto quasi tutto. E allora la prima allieva di Brambellan, che romena, Evdokia Puscaru Soroceanu, che è stata dal 30 al 32 lì, ha fatto il dottorato con Brambellan a Montpellier e ha dovuto anche lei arrangiarsi, eccetera. E quando i due grandi professori di Cluj, Borza e Boscaio, ha fatto un libro, Introduzione allo studio della vegetazione, dice questo libro è antiscientifico e giù segue metodi capitalistici, dopo però sono riusciti a pubblicarlo. Ecco, e quindi vedi, io ho avuto contatti con i popoli dell'Europa orientale, prima di tutto però con la Polonia, però per via di Falinski. Però c'è un fatto che io devo dire, vedi qui. Janusz Falinski, che è stato un grande rapporto anche di amicizia, no? Sì, anche. Dopo di quella, se vuoi, ti dico. Ma adesso ti dico cosa ci differenzia noi, italiani, lasciamo perdere gli spagnoli e i francesi, noi italiani, botanici, da loro, dai polacchi e romeni e qualche altro. Se tu prendi i libri di Falinski o di questi romeni, che si sono anche un po' piegati, ah no, un momento, Borza non si è piegato, ma è stato 10 anni nascosto in un villaggio sui Carpazi, se no lo mettevano in prigione. Boscaiu l'hanno preso, che era appena l'ultimo anno di università, si è fatto 6 anni di prigione e quando è uscito ha potuto laurearsi, ma non è mai diventato professore, tutto il mondo lo chiamava professore, ma no, per dire, ma però... Ecco, loro sono dei teorici. Loro non ti dicono un problema. I romeni e polacchi, intendi? Prima si fa la teoria e si collega. Falinski è uno di questi e tutti quei polacchi lì. I romeni che non ti dico. E quindi questo a me piaceva per quello. La doina, perché vedi, io ho aiutato 2 tipi di romeni, per dire, botanici. Boscaiu si è fatto quei 6 anni di prigione, però dopo è diventato il più grande botanico del nostro settore, non solo della Romania ma dell'Europa. Io ho fatto dare la laurea honoris causa. La doina Ivan, aspetta, c'è la figura qua, è morta da poco tempo, la doina Ivan, eccola qua, guarda che cara che è questa, la doina Ivan, dopo il 45 i romeni non hanno più potuto andare da, Brambellanché, evidentemente non ha più potuto andare, e allora la doina dove è andata? A Leningrado, da Sociava e da quelli lì, e poi è tornata, ma lei si è messa in una posizione eclettica, diciamo, cioè anche se non era stata da Brambellan, che ha studiato lo stesso col suo metodo, poi ci ha aggiunto un po' dell'altro e se è andata avanti, ha fatto un libro teorico di teorici molto bello. Lei però era all'opposto di Boscaiu, che, a dire la verità, Boscaiu, una delle ultime volte che sono stato in Romania, dice: ma Franco, dice, quando è che riabilitano Mussolini? Ma dico, non credo mai. Allora sentimi bene, la doina era del Partito Comunista. Quell'autunno che Ceausescu è rientrato dall'Iran,
che ha trovato già, perché era caduto dappertutto, i sollevamenti eccetera, c'è stato il comitato centrale e lei, essendo preside della facoltà di scienze di Bucarest, faceva parte del comitato, ha fatto un grande discorso di elogio a Boscaiu verso il 22-23 dicembre, e il 25 o 26 lui è stato ammazzato, e lui Ceausescu, e l'1 o 2 gennaio è stata espulsa da tutte le università, e era ancora giovane. A quel punto io avevo qui Dan Gafta, che era un po' un suo allievo, e io l'ho fatta venire per vari anni, ha fatto delle belle ricerche con me o con qualche uno qua, e lei mi ha detto che io l'ho salvata, d'accordo. Quindi io per i romeni ho aiutato sia gli uni che gli altri. Adesso non so perché. Ecco, però la Doina Ivan ha fatto un bellissimo libro dal titolo Fitocenologia, poi non si poteva dire ma è meglio anche fitocenologia, perché è più generico, fitosociologia in fondo è più ristretto. E quindi la mia simpatia per loro, però non posso negare una cosa, Gigi. Io te l'ho messa così, però c'è un'altra ragione. La vuoi sapere? Sei maledetto tu. C'è un'altra ragione, perché io vedevo, d'altra parte, sai, se tu vuoi sapere di me questo, io vedevo questi popoli dell'Europa orientale come oppressi. Assolutamente, in maniera indiscutibile, però c'è una ragione. L'anno della rivoluzione di Ungheria, io ero studente a Padova, e lui si è seguito, nella televisione avevamo delle radioline, i giornali, no? Quando poi i comunisti hanno soppresso la rivoluzione, diciamo, molti studenti sono scappati e a Padova ne hanno portati una ventina, ecco, ungheresi, che io l'ho conosciuti, ecco, e quindi capisci, io dopo aver assistito a una roba del genere, adesso qui dico una roba che non ti piacerà, ma che cazzo me ne frega di un Berlinguer che dopo gli hanno fatto quando è morto chissà cosa, però 5-6 anni prima, e Napolitano che l'abbiamo dovuto tenere presidente della Repubblica, lo puoi scrivere se lo vorrai questo, scrivere, Giorgio Napolitano era contro, dicevano che erano dei reazionari, erano dei studenti poveracci e operai, con la tuta, vedi che io ho adottato la tuta per adesione alla classe operaia. Aspetta, allora io l'ho sperimentato e da allora mi era rimasto qua, per cui io quando potevo avevo un occhio di riguardo per i botanici dell'Europa orientale, e allora nella fattispecie per chi? Polacchi, perché l'avevo conosciuti, romeni perché l'ho conosciuti, ungheresi, e poi la Zdenka, va bene, è questa qua, la Zdenka, lì a Praga, ma ormai lei, questo c'è anche questa componente. Ma io da loro apprendevo delle cose che nell'Europa, sì, Zeu è stato l'unico che poi ha fatto dal punto di vista teorico, ma in Italia di noi, io il primo, Biondi, Blasi, tutti, di teorico non è venuto fuori niente, capisci? Quindi c'era questa specificità importante. Certo, ma c'è tuttora, perché la scuola botanica italiana nel settore nostro non ha prodotto dei teorici. Oh, Madonna. Tu mi hai detto, questa è una cosa importante, che hai avuto un periodo di vacanza dal protezionismo. Un po'. Che sono gli anni, diciamo, come lo metti? Ma vedi, quali anni sarebbero, insomma? Te lo dico subito. Da quando sono venuto a Camerino, quindi? Dal 61, fino al 67, 68. Però, non è proprio tutto vero, perché a Trento c'era Borzaga che mi sgridava, era arrabbiato con me che non partecipava. Con Italia Nostra, Borzaga. Certo. A un certo punto lui dice: dobbiamo andare a incontrarci con Zanotti Bianco a Roma. E allora io sono partito da Camerino e sono andato a Roma. L'appuntamento era alle 9 in Piazza di Spagna e lui veniva da Trento e sono stato ricevuto da Zanotti Bianco. L'ho descritto qua l'incontro con Zanotti Bianco e lui subito
ci ha incitati a fare la sezione d'Italia nostra. Così Borzaga racconta, ma non solo, ma per il pomeriggio ha indetto una riunione per rilanciare il Parco Brenta d'Amelio. Tutti i documenti sono riportati qua. Quando la Società Studi Trentini di Scienze Storiche l'ha vista, dico, guarda, ah, dice a noi delle critiche dure contro il museo e Tomasi, non ce ne importa. Lei cita e dice, ecco, e quindi quello io l'ho fatto. Però dopo, capisci, io non ho partecipato per un lungo periodo alle grandi lotte. Sono rientrato in gioco quando mi hanno chiesto di fare, nel 68-69, il piano del parco per lo Stelvio. Senti, sul piano del parco dello Stelvio ho letto male o c'era in mezzo anche Fulco? Sì, perché quando io ho cominciato al parco, ho subito ricevuto una telefonata di Antonio Cederna, che io non conoscevo. Mm. Allora io ero... Tu avevi avuto gli incarichi? Sì, sì, okay. Con una somma miserevole. Sì. Ma non e Cederna ti ha chiamato? Mi ha chiamato, voleva notizie. Allora io ero in Val di Sole, ci siamo trovati al passo della Prica e lì ho conosciuto Antonio Cederna, già descritto l'episodio in qualche libro. E c'era anche Carmela. Un grande discorso. Poi è uscito il giorno dopo con un articolone. E da lì, capisci, io avevo bisogno di un architetto che mi si occupasse della parte urbanistica. E dice, ma c'è Fulco Pratesi. Allora io poi, era estate, nell'autunno sono andato a Roma e Cederna mi ha presentato a Fulco Pratesi, ci davamo del lei. C'era nel 68? No, sarà stato il 60, 65, 60. Ah, prima, molto prima. Prima. Quindi prima ancora che nascesse WWF Italia. Era appena nato, forse, sì, non mi ricordo adesso la coincidenza, era appena nato, era nato già, era una chiesa incisa della Rocchetta, presidente dell'UWF. Quindi tu praticamente conosci Cederna e Pratesi proprio nel momento in cui loro stanno lanciando. Sì, e lì bisogna dire questo, con Cederna, Pratesi ed altri, c'è stato quel famoso ventennio che non è il ventennio fascista, ma un ventennio favoloso per la protezione della natura, perché sai, lì Cederna andava una o due volte al mese in Trentino con Borzaga per il Brenta d'Amello, per la Val di Genova, per le cave, è stato un po' in tutta Italia una cosa favolosa che poi non si è più ripetuta, non c'è più quella forza che c'era allora. E io purtroppo, capisci, dico purtroppo, anche in quel caso lì non riuscivo a partecipare perché avevo gli impegni botanici, facevo però, mancavo molto. Dopo però sono stato nominato nella commissione conservazione natura del CNR quando Ghisi era morto, sono stato nominato da Montalenti e ho concluso quel periodo lì in quella maniera. Che impressione ti hanno fatto questi nuovi, diciamo, che tu eri legato a Videsot con il quale non avevi mai interrotto le relazioni, mai. Siete sempre stati in contatto, eri legato a Borzaga che veniva anche da quel... Ero legato a Ghisi, devi dire. Ah, in che senso? Perché questo è meno... Ma sai, quando io ho fatto un'attività al Gran Paradiso, io ero già a Padova, studente, e Videsot mi ha detto, mi ha scritto, dice... Tu vai lì da Ghisi a Bologna e chiedi un contributo. Ho preso il treno e ho visto Ghisi. E lui mi ha dato una piccola somma, insomma, che allora mi era servita per andare al Gran Paradiso. Però, capisci, era nata... Quindi un finanziamento per la ricerca? No, per attività protezionistica al Parco del Gran Paradiso. Lì però era nata un'impressione tremenda, io per sto vecchio e lui per me. Ti dico un episodio, dopo l'ho visto qua e là, no? C'ho anche una foto con lui a San Romedio, pubblicata sul libro del Brenta d'Amello. Bruttina perché è sfocata, ma io ce l'ho messa. Io ero lì a Padova da Capelletti, una sera alle 7:30, dice, Pedrotti dice, venga su, vado su, dice, guardi, dice, c'è qui il professor Ghisi, a Padova, vuol parlare con lei. Ah, professore, e dice Pedrotti, guarda, dice, venga qua che sono libero alla talora, doveva fare una relazione. Allora sono andato e ci aveva fatto la conferenza su un argomento all'università, ai professori di geografia.
l'ha salutati tutti, dice Pedrotti, dice vieni con me. Ecco, ma insomma, siamo andati a piedi dal centro giù fino alla stazione, però il treno era alle 11 di sera, abbiamo preso qualche cosa, ci siamo messi nella sala d'aspetto e abbiamo parlato per 2 ore, puoi immaginarti. Ecco, lui aveva una simpatia per me, ma io ce l'avevo per lui. Così è nata e si è mantenuta, per quanto per alcune cose, capisci, io non ho partecipato ai primi momenti di Italia Nostra, quei forti momenti, dopo sì, ho fatto congressi eccetera, ho partecipato alla fondazione di Trento come ti ho detto, però ero troppo impegnato e lì già mi vedevano di malocchio me, perché era una perdita di tempo per la ricerca, per il professore classico di botanica, uno che fa quella roba lì, adesso magari no, ma allora era così. Senti, questa è una domanda un po' tecnica, specialistica se vuoi, ma tu mi capisci. Quando tu hai conosciuto Cederna e Pratesi, ti hanno dato l'impressione di qualcosa di nuovo, di diverso rispetto all'ambiente Ghigi, Vide, Sotto, oppure... Sai, Cederna come giornalista mi ha dato l'impressione di questo grande interprete del pensiero di quelli lì, una roba straordinaria, che andava oltre. Pratesi, dato che era sul mio piano più, in un primo momento, sai, l'ho visto, dopo però mi ero affiatato molto, e sì, io lo stimavo molto perché, sai, loro andavano in giro, insomma, a fare queste sezioni, il Panda Club, eccetera, mi piaceva molto. Tu ti sei iscritto subito al WWF? Ma io ero stato invitato per partecipare alla fondazione e non sono andato, gli ho scritto purtroppo. E... quindi vabbè, loro sapevano che tu sì, eri un mi avevano invitato, però purtroppo non sono andato. Dopo però mi sono iscritto, sì, alla sezione di Trento. Sì. Beh, il WWF è stato un rinnovamento del protezionismo italiano. Eh sì, e Italia Nostra però anche. In che senso? Ecco, spiegami un po' le differenze come le hai percepite. Ma vedi... allora, però sono 3 le associazioni storiche, perché sì, il resto è tutto spazzatura o roba. Dunque, innanzitutto il movimento di Widerud si è finito così e hanno fatto un po' la Federnatura di con Walter Giuliano, c'è ancora. Però, capisci, la Federnatura non ha mai avuto quella grinta che aveva Widerud, no? È così. E quando è venuto fuori Italia Nostra e il WWF, vedi, io l'ho considerata importantissime, perché Italia Nostra faceva questi convegni non solo di carattere teorico eccetera, ma sul delta del Po, per esempio, su un'infinità di vari, io prendevo i notiziari, vedevo, non a tutti andavo. E anche il WWF, cos'è stato il grande merito del WWF all'inizio? Ha permesso agli italiani di vedere gli uccelli, perché ha fatto Bolgheri, Burano e Orbetello, dove tu vai ci sono i sentieri in natura e vedi gli uccelli, perché prima gli italiani che per vedere gli uccelli, sai, andavano a essere, insomma, hanno introdotto nella cultura italiana una cosa che non c'era minimamente, e più di un inizio forte di questo non c'è, ecco perché ero rimasto colpito, poi sublimato, diciamo, da tutto il periodo che io avevo avuto con i Widerud, che era di oppressione, perché noi eravamo come oppressi, marginali, al stesso museo di Trento, considerati 0, no? Perché dopo le cose sono cambiate, ma sai, io sulla biografia, hai visto la mia biografia di Gino Tomasi quando è morto, del suo ecologio? Me l'ha chiesto, perché questo è stato l'archivio storico, l'altro me l'ha chiesto la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, io ho dovuto dire, e ho attenuato un po', sai, noi eravamo visti così, quelli di Italia loro a Trento, e c'è sempre stata sta cosa, adesso magari è più sbiadita, si è più sciolta così, ma nei momenti duri tu la vivevi sulla tua pelle a quella roba lì, perché tu vai a Trento, c'era un convegno organizzato da Borzaga, c'era Tonsi, presidente della Società Botanica, sai che quando è morto un personaggio come Tonsi, la Società Botanica non ha pubblicato una riga. Allora l'ho fatta io la biografia per la, ecco, sulla rivista Natura Alpina, poi l'ha pubblicata anche Natura e Montagna. C'era Ghi, c'era lui, c'ero io e qualche altro. E
A un certo punto c'era lì un funzionario della regione che io avevo detto un piccolo intervento dicendo vedi col Bretta d'Avedo non c'è, non ci sono le guardie eccetera, tutto paonazzo a dire che l'epoca dei lager è finita e robe del genere, insomma. E poi a Bolzano, sai, perché il giorno prima siamo stati a Trento per Tove, il giorno dopo siamo andati a Bolzano, dove io, c'era Cederna, Tonzi, eravamo considerati come i nemici del popolo, i nemici dei tedeschi, i nemici di tutto. Sono stati momenti che dopo non si sono più verificati, perché tutto è... E si è perso qualche cosa, non so, una forza... Bisognerebbe vedere, capire, studiare il perché... Torniamo al percorso di ieri. Abbiamo raccontato questo tuo periodo di forte concentrazione sul lavoro, in cui la protezione era rimasta un po' sullo sfondo, diciamo così, sì. E però non era scomparsa, perché hai raccontato di Borzaga e di Italia Nostra, sì. E poi questo contatto con questo mondo nuovo che è Cederna, Pratesi, eccetera, no? 68-69, quegli anni lì. E, è lì che si pone il tuo ritorno, diciamo, al protezionismo attivo. Ecco, si è posto però indipendentemente da tutti per il fatto che io, dal punto di vista botanico, il mio capo era Marchesoli, il quale fin dall'anno dopo l'istituzione del Parco dello Stelvio, il professor Gola, che era professore a Padova, lui era assistente di Gola, faceva parte della commissione del Parco dello Stelvio e avevano iniziato delle ricerche sulla flora, vegetazione e alghe, e Marchesoli ha pubblicato alcuni contributi al riguardo. Dopo lui ormai era un po' anziano, insomma, non era neanche tanto anziano, ma non ce la faceva più andare in montagna, allora ha cominciato a mandare me. E io ho girato sullo Stelvio a scopo botanico, però è chiaro che vedevo com'era la situazione, perché c'era un non parco, era quasi inesistente, una cosa tremenda, e dal punto di vista protezionistico, per il resto. Poi Marchesoli è venuto a mancare, io ero ormai già impegnato lì, e a quel punto il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha deciso di rilanciare il Parco dello Stelvio e si era rivolto a Giacomini. Giacomini ha detto no, bisogna chiamare Pedrotti, anche perché aveva amicizia, insomma, con me e con Marchesoli. Allora io in quel momento lì sono stato incaricato di fare degli studi sulla vegetazione e fare il piano del parco con 4 soldi miserrimi. È stato perché il primo parco in Italia, il primo progetto di pianificazione del parco è stato fatto per il Parco d'Abruzzo. Non so a chi è venuta l'idea lì, poi tu saprai, del Parco d'Abruzzo, e comunque è stato Pratesi che ha coordinato tutto, no? E quello è il primo progetto di parco fatto in Italia. L'anno dopo però è uscito il nostro, quello del Parco dello Stelvio, che aveva ottenuto delle posizioni tremende da parte della provincia di Bolzano, perché quando il ministro Athos Valsecchi, valtellinese dell'agricoltura, ha convocato a Roma la commissione consultiva del parco perché io esponessi brevemente il contenuto del parco, c'era l'onorevole, no, non era onorevole ancora, no, Alfons Benedicter di Bolzano, l'assessore all'agricoltura, Magnago era il presidente, il quale per 2-3 ore si è opposto perché non voleva neanche che avvenisse la discussione del piano, per dire del parco. E a quel punto però io, insomma, ho avuto la parola dal ministro, dice esponga brevemente, il ministro è stato furbo, io in un mezzo minuto, un minuto ho esposto le 3 parti, ho detto tutto, l'ha fatto mettere a verbale e è stato approvato con l'opposizione, però perché loro subito
non volevano questa cosa. E direi che io ho cominciato a impegnarmi da lì, da quell'inizio della pianificazione del Parco dello Stelvio. Questo impegno poi ha trovato sbocco anche nel WWF? Sì, io sono stato al WWF, sai, sono stato vicepresidente, consigliere, però non è che partecipassi, sono andato a varie riunioni, perché con il 70 a Trento è stato fatto il convegno internazionale L'Avvenire delle Alpi, l'Unione Internazionale Conservazione Natura Colcai, presidente del Senato Spagnoli. E quello che doveva essere il segretario del convegno era Paolo Consiglio, quell'architetto romano che poi è morto sull'Himalaya, non per un incidente alpinistico. Lui soffriva di diabete, gli è venuto un attacco lassù e non aveva le medicine, è morto, è rimasto sepolto lì. Allora Spagnoli ha chiamato me, io mi sono trovato sto grosso impegno, no? E quello mi ha portato via un mucchio di tempo, per un anno di preparazione. Poi il convegno ha avuto luogo a Trento, è stata fatta questa grande carta delle Alpi, le regioni d'alpine da proteggere. Naturalmente, anno? 1970 o 74 mi pare, è stato pubblicato un volume degli atti dall'Unione Internazionale Protezione della Natura. E dopo lì sono rimasto, che dico, alla Società Botanica sono stato eletto coordinatore del gruppo Protezione Natura, e in quell'anno, e io ho avuto l'idea di fare il censimento dei biotopi, perché la Società Botanica aveva vari dati, ma tutti. Io ho fatto i due volumi in quegli anni lì, che era la, perché Cederna diceva: ma diteci le zone da proteggere. Ora, la prima carta dell'Italia da salvare per la storia delle aree protette l'ha fatta Antonio Cederna, a parte il catalogo delle bellezze naturali di cui tu vai ancora alla ricerca, l'ha fatto Antonio Cederna, pubblicata sulla rivista Abitare, io ce l'ho qua. Ma insomma, era pur sempre una cosa, mentre noi avevamo, vero è che anche il CNR nel frattempo aveva cominciato con Ghigi, ma il CNR non è riuscito a far niente, ha pubblicato solo un volume, un catalogo con i nomi, mentre i due volumi dei biotopi usciti a distanza di 3-4 hanno costituito per anni la fonte per istituire riserve e tutto. E lì c'è una bellissima recensione di Antonio Cederna sul Corriere della Sera, io ce l'ho, ma a trovarla, e l'aveva definite, erano circa 300 sul primo volume, le 300 fortezze verdi. E poi un'altra bella recensione del volume dei biotopi l'ho avuto da un grande personaggio italiano sulla rivista L'Espresso, Adriano Buzzati Traverso. Ha fatto un pezzo bello sui biotopi, io ce l'ho anche quello e lo nomino quando mi capita, perché era stato un momento importante. Però lì capisci, bisogna stare attenti, perché fare il piano del parco, fare il censimento dei biotopi da proteggere è un'opera meritoria che ha i suoi fondamenti nella scienza botanica. Bisognava farla per forza, ma non è protezione della natura quella lì. La protezione della natura è quando io vedo un Ghigi, che prima ti scrive il libro Fauna e Caccia e insegna all'università e compagnia bella, e dopo è lui che protesta sul giornale per questo, per quello. Ora, devo dire che io ho cominciato a fare anche quello, anche perché avevo davanti Ghigi e Widerzot, perché gli altri, non ci sono stati altri italiani paragonabili a Ghigi e a Widerzot per le proteste che hanno fatto, che sono due atteggiamenti, capisci? L'atteggiamento dello studioso che propone, che pianifica, che ricerca, che fa progetti, legge, pianificazioni, ma anche quello, perché la protesta non è vana, non è fine a se stessa, ma è, c'è tutta una documentazione. Ma oggi di questo è finito tutto, morto e sepolto. Però tu
hai finito col far parte di un gruppo a pieno titolo, che era il gruppo di Pratesi, di Tassi, sì, di Cassola. Sì. È stato un po' il tuo gruppo per tanti anni, no? Sì, 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 perché quando il WWF ha cominciato, per esempio, a organizzare dei convegni qua e là, mi ricordo il convegno in Sardegna, convegno per la protezione della Sardegna, io ero andato come uditore, però lì ho conosciuto Cassola, perché Cassola e Tassi per la Sardegna avevano fatto, per la storia delle aree protette, è importante questo, prima c'erano state proposte singole di aree da proteggere, l'Abruzzo, Parco del Gran Paradiso, eccetera. Dopo, vabbè, io avevo fatto i biotopi per regioni, ma la prima vera proposta ragionata di un sistema di aree protette è quella della Sardegna di Cassola e Tassi. Dopo, fra Cassola e Tassi, ci sono state delle cose che non sono andate bene, la grande amicizia è finita, e quando io a Cassola ho fatto il reprint dei suoi articoli protezionistici, perché per la scuola di Camerino, ho lasciato a lui a scegliere, e lui non ha messo nessun lavoro in collaborazione con Tassi, tant'è vero che dopo Tassi me l'ha rinfacciato, ma l'articolo rimane. Quindi io ero andato in Sardegna, vi ricordo particolarmente quel convegno, anche perché ho fatto un intervento lì contro il progetto di una seggiovia su un monte, non me lo ricordo più, e sono stato a Bagni di Lucca, dove c'è stato un convegno in generale con Italia Nostra, WWF, eccetera. Sono stato ai vari congressi di Italia Nostra a Roma e in altre parti. Il Delta del Po non l'ho seguito allora, ma certo mi muovevo con loro, perché ormai, come hai detto te, sicuramente facevo parte. Che significato ha avuto questa esperienza, sicuramente importante, che era l'esperienza del Parco d'Abruzzo, che è diventata da un certo momento in poi l'esperienza del Parco d'Abruzzo? Ecco, io avevo conosciuto Francesco Saltarelli, l'ho incontrato una volta, lo ripeto qui, a Trento, perché il conte Galarati Scotti aveva organizzato un convegno sull'Orso delle Alpi, ma dall'Abruzzo era venuto Francesco Saltarelli, direttore del Parco. Io sono andato lì subito e gli ho parlato, basta, finito così. Quindi sapevo com'era la situazione del parco, sempre più disastrosa, sempre più sfacelo, perché Cederna, capisci, faceva gli articoli, no? Già allora, sul giorno anche, ho riportato io qualcosa nei libri. Finché Pratesi, con un gruppo di altri, è riuscito a far nominare Tassi, perché è stato Pratesi, no? Direttore del Parco d'Abruzzo. E lì è comparso questo giovane, che laurea in legge, però entomologo, qualificato agli occhi della scienza. Ti dico subito un esempio, sai che i naturalisti possono essere tante volte così? Il professor Ruffo di Verona, grande naturalista, non è mai conosciuto, Sandro Ruffo, è stato direttore del Museo di Verona, specialista di crostacei, piccoli crostacei d'acqua, ma grande studioso, ha fatto spedizioni faunistiche. Lui però era il naturalista che avrà ben fatto qualcosa di protezione, ma una volta mi sono trovato in una riunione, è venuto fuori il nome di Pratesi e Tassi, che erano criticati, ah, dice, sono degli esagerati quelli lì. Un momento, dice, la scienza, un momento, perché Tassi è specialista di buprestidi, un ordine di coleotteri, e Cassola a livello europeo, e Cassola, dice, è specialista mondiale del genere Cicindela, e questo li qualificava agli occhi della scienza. Allora, ma oggi le carte sono tutte rigirate, però era così. Era così, capisci che erano stati accettati anche da persone come queste. E poi dopo è successo questa cosa che si è cominciato a dire, lì il grande, la parte della riorganizzazione generale, quello che non si potrà
mai dimenticare di mettere in evidenza, parlando della storia delle arti protette in Italia, è il villaggio della Cicerana, già quasi costruito, fatto crollare uno dopo l'altro da tassi, con un'azione, insomma. Quello è stato un episodio che a me mi rimane molto colpito, la Cicerana. Dopo ci sono state le demolizioni di Ecomosti e così, ma più che altro come messe in scena, no? Ma una vera cosa così approfondita, sentita, documentata e necessaria come la Cicerana, non ha trovato pari. Poi Tassi ha cominciato a creare la riserva integrale alla Camosciara, ha cominciato a chiudere l'ingresso con le strade, tant'è vero che sul libro di Jim Sievert, Le origini della protezione della natura in Italia, c'è la foto della Camosciara con la strada chiusa, e poi ha fatto tutte quelle altre attività che hanno avuto anche un risvolto economico, come a Civitella Alfedena, l'azione di promozione, tutti i gruppi che ha creato. Alla fine mi sono trovato lì dentro, tant'è vero che quando qui a Camerino ero riuscito a far istituire il corso di conservazione della natura e delle sue risorse, primo in Italia, perché non c'era, è venuto Tassi, che ha tenuto, insomma, veniva anche con difficoltà, ma tu l'hai visto te stesso, ha tenuto per vari anni questo corso, perché io ero ammiratissimo di loro, no? Avevo una grande ammirazione. Io poi, capisci, non ero un tecnico nel settore dei parchi, bisogna dire, mi sono fatto poi anche sentendo loro, per quanto io però avessi la mia autonomia, perché dai 19 anni io sono stato mandato da Widersworth la prima volta. Ecco, senti, una cosa mi interessa molto, tu quando col Gran Paradiso, poi con lo Stelvio, però anche con tutti i parchi che avevi visitato all'estero, anche con Carmela negli anni 60, sì, cioè, avevi una grande esperienza, sì, di parchi. Ecco, allora, questo voglio chiederti, quando che cosa ha rappresentato per te rispetto a questo mondo di parchi che conoscevi, che vedevi e che avevi visto, la riorganizzazione del Parco d'Abruzzo? Che ha significato? Una riconquista, un portarsi a livelli di loro. Perché quando Widersworth mi ha mandato la prima volta in Svezia, ero in una riserva naturale, poi sono stato nella brughiera di Lüneburg, quelli sono stati esempi che per me li ricordo tutt'oggi. Poi dopo sono stato anche in altri parchi, ma insomma i due esempi della Svezia, dove c'erano queste riserve nei laghi, e soprattutto della brughiera di Lüneburg, della Germania del Nord, per me sono stati un'enormità, qualche cosa che io dovevo assolutamente imitare in Italia. E quegli anni lì Widersworth mi aveva chiamato a lavorare un po' con lui, a fargli da segretario al Gran Paradiso, questo devo dire. È stato due estati, perché dopo io non ho più potuto. Dopo però ho allargato ancora il mio giro, perché ho cominciato ad andare in Polonia, ancora all'epoca prima quando c'era la Cortina di Ferro, con Carmela a un convegno, perché avevo conosciuto Falinski a un congresso di botanica. Falinski è stato un grande studioso, non botanico, ma aveva il senso della protezione della natura, quello come intendiamo noi, alla Gigi e a Widersworth, non quello appiattito sulle perizie e sulle ricerche, più che legittime, perché un professore universitario è pagato per due cose, per far ricerca e per insegnare, quindi io non ho niente da dire. Ma se uno vuol farsi bello e dice io faccio il protezionista, deve fare un salto di qualità. Poi sai, quando io poi mi sono affermato botanicamente, ho visto i parchi di tutto il mondo, insomma, perché sono stato intanto in Unione Sovietica, in Siberia, poi sono stato in Giappone, in Cina, sono stato a Wolong, dove c'è il panda, no? L'ultima, ho visto tutto lì, sono stato in Australia, parchi, sono stato 2 mesi, no? In tutta l'America del Sud, negli Stati Uniti varie volte. Il primo grande viaggio è stato per un congresso di botanica, che però durava una settimana, ma io sono stato 2 mesi e ho visto una diecina di dei Yellowstone, il Grand Canyon, dei grandi parchi americani, e io rimanevo colpitissimo, capisci? E cercavo di trasmettere queste esperienze qui, quando facevo le pianificazioni, eccetera, in tanti modi. E poi più in là,
è capitato il fatto della riserva di Toricchio, no? Ma di quello magari adesso non ne parlo, e ho istituito la scuola di specializzazione perché abbiamo avuto dei impacchi nelle aree protette a Camerino, perché avevo avuto un finanziamento dalla comunità europea, era 3 anni che durava il primo corso, abbiamo fatto 4 cicli per la durata di 12 anni circa, ecco, con studenti da tutta Italia, anche persone interessanti. E dopo però Roma come governo ha soppresso le scuole di specializzazione, allora abbiamo fatto il master, ma non era più così. Quindi quel periodo d'oro per Camerino è stato di preparazione prima, però con Toricchio e con, si è poi concretizzato bene con Toricchio e con la scuola di specializzazione dei parchi. Io ho ancora 4 volumi qui, te li do se non li hai, con tutti gli abstract delle tesi e le fotografie e tutto dei vari candidati e interventi, per esempio, vabbè, e poi c'è stato il convegno, insomma, strategia 80. Senti, oltre a Camerino, mi pare che tu, essendo in quel gruppo, sei stato anche, molto probabilmente hai partecipato alle riunioni che si facevano a Pescasseroli sull'ipotesi di legge quadro, perché lì il rapporto con Gigi Ceruti, per esempio, come è venuto fuori? Ecco, io ero presidente della società botanica, sono stato 10 anni, 3 mandati, e mentre si celebrava a Firenze, io conoscevo il nome ma l'ho conosciuto lì, mentre si celebrava i 100 anni di fondazione del 1988, essendo fondata nel 1888, lì a un certo punto dice: c'è l'onorevole Ceruti, Franco, e mi ha presentato a Ceruti, che mi chiedeva un sostegno per la legge quadro. Subito abbiamo approvato un bel documento. Nell'88? Sì. Nel gennaio dell'88 io ho conosciuto Ceruti e subito ci siamo affiatati, perché io ho fatto vari interventi, tutti ben azzeccati, a lui gli piacevano molto, li trovi, te li do, perché sono anche pubblicati sull'Informatore Botanico. Dopo lì Ceruti è venuto a insegnare legislazione ambientale qui per 10 anni, no? Anche di più di 10 anni veniva. Perché avevamo anche dei fondi, perché questi primi da Camerino ci sono 7, 8, 10 ore di viaggio. È nato così, l'ho conosciuto a Firenze, al congresso del centenario della società botanica. E lì devo dire che la società botanica, magari dietro il mio impulso, non voglio dire, ma ha approvato dei bei documenti per i parchi. E quindi i tempi sono cambiati, era stato un periodo d'oro, e mentre noi si viveva quel periodo lì di Cederna, di Pratesi, di Tassi, di Tonsig, perché Tonsig era un altro botanico che però interveniva, sai, era appassionato, e pensa che la società botanica, lui è stato presidente 10 anni, sulle 2 riviste non c'è una riga sulla vita di, per dirti come sono cambiate le cose, sulla vita di Tonsig l'ho pubblicata io, sulla rivista Natura Alpina del Museo di Trento, ma è una cosa più parziale la mia, perché io ho parlato di Tonsig come botanico, sì, ma più che altro come protezione. Erano anni d'oro, perché se tu pensi che, dico, sono stati bloccati gli impianti idroelettrici in Val di Genova, non per me proprio, ma da questo gruppo, dove non è stato, sono stati bloccati tutti gli impianti sulle Dolomiti di Brenta. A dove non è stato fatto niente, perché il Museo di Trento non si è mai opposto. Gino Tomasi, mi dispiace dirlo, ha detto di sì a tutto. E quindi Tovel è perduto. Per me è perduto oggi, no? Quello che, come avrebbe potuto essere. Ci sono state varie sconfitte, ma grosse vittorie. E poi c'era questa comunanza di idee, perché è vero che c'era Cederna che scriveva sul Corriere, ma
sulla stampa c'era Fazio, per esempio, c'era, come si chiamava quel giornalista? Todisco. Todisco, ecco, Alfredo Todisco, le lotte per la protezione degli uccelli, c'erano alcuni grossi nomi, oggi non c'è più quello, non c'è più purtroppo, no? E c'è stata un'involuzione rispetto a questo periodo d'oro, che io lo vedo adesso, perché allora quando lo vivevo sì, ero coinvolto, ma adesso che non c'è più mi accorgo che di questo fatto. Per cercare un po' di chiudere questa parte sul protezionismo, no? Tu hai già dato delle indicazioni, ne hai parlato poco fa, quindi hai fatto dei nomi, Gigi e Videsot sono i riferimenti per te fondamentali, Pratesi, Tassi, Cassola sono state... Sì. Ecco, oltre a questi e ai giornalisti che hai citato, quali sono state secondo te le figure più marcanti del protezionismo italiano, quelle che più secondo te hanno dato un contributo a cui tu riconosci un valore, diciamo così? In questo ultimo periodo, vent'anni? No, se dovessi dire, fare una panoramica, come un po' l'hai fatta per altre cose, della esperienza tua protezionistica, quindi dagli anni 60, 70, 80. Tu, va bene, allora adesso prima faccio una premessa. Tu hai nominato Videsot e Gigi. Loro avevano delle conoscenze limitate rispetto ad oggi, evidentemente, non avevano tutta quella cosa che patrimonio che abbiamo adesso, però io di loro, in loro, ammiro lo stile, l'approccio, il modo di fare, che è stato ineguagliabile. Questo vorrei premetterlo. In Pratesi, Tassi, Cassola e in questi ammiro il loro impegno per la realizzazione, no? Con tutti questi interventi che sono stati fatti, non solo propositivi, ma anche ai fini... non solo propositivi, ma anche ai fini di ricerca in quel settore lì. Se però io devo prendere in considerazione tutto, allora lì mi piazzo di nuovo nel contenuto di quel mio libro I pionieri della protezione della natura, perché è vero è che io ho tralasciato un po' la parte più antica, però sono quelle 18-19 persone dove tu hai alcuni botanici, i grandi pionieri, Chanoux, Pampanini, Pirotta, Vaccari, che poi era anche zoologo, e la Mameli Calvino, unica donna nel panorama, che però lei ha fatto per la protezione più per gli uccelli, però anche per i giardini. Poi ci sono stati questi grandi personaggi come Emiliani, Sipari, che ha proposto i parchi, eccetera. Parpagliolo, che è un sovrano lì dentro, perché io ho avuto occasione di approfondire un po' Parpagliolo, ma bisognerebbe studiarlo tutto, no? Di Parpagliolo, quando io ho scritto quel libro, ho trovato un articolo su una rivista, ce l'ho segnato, sai, adesso a memoria non lo so, in cui annunciava che era stato applicato il vincolo previsto dalla legge del paesaggio al lago di Tove. È stata la prima protezione del lago di Tove in Trentino, l'ha fatta Parpagliolo, grazie a Dio. L'idea per i parchi in Trentino non è originale dei trentini, con buona pace di tutti i trentini e del mio amore per il Trentino, che non è più così sviscerato come lo era una volta, perché ho visto anche il resto, non si può dire l'eroe sono io, qui c'è il più bel posto al mondo, siamo i più bravi, non è così, perché Giovanni Pedrotti, prima del terremoto della Marsica, ha fatto due escursioni in Abruzzo e c'è il diario con la cronaca dove è stato. Io l'ho riportato tutto tale quale. Era stato a Sulbona, era salito a Roccaraso, piani delle 5 miglia, insomma, Petrella Salto, ha fatto due gite. E dopo, siccome era un gran riccone, lui era in esilio a Roma, no? Quando c'è stato il terremoto,
ha aiutato molto. E poi lui stesso dice: ho conosciuto Sipari, Pirotta e nomi a quelli della Lega come nazionali, eccetera, e ho visto che fanno un parco con una che voglio portarlo quassù. E la SAT, però, che tu mi hai aiutato a trovare poi l'articolo, che non si sapeva che c'era, quello sul Giornale d'Italia Forestale, e io l'ho messo in evidenza, perché l'idea dei parchi non è affatto trentina, viene da fuori, dal Brenta da Melo. Poi ha avuto Widerot e gli altri, io non voglio dire. Ecco, quindi quelli sono i grandi personaggi. Guarda che io mi sono voluto attenere fino al 1970, perché era l'anno per la protezione della natura. Se dovessi aggiungere dopo, io devo dire due nomi, dopo e fino ad oggi, Fulco Pratesi e Franco Tassi, perché Fulco Pratesi, capisci, ha dato anima e corpo a Ostia, ha fatto, non abbiamo neanche l'idea di tutto quello che ha fatto, adesso ormai capisco io, non è più così, ma quello che ha fatto, cosa non ha fatto Fulco Pratesi, per le osi, l'idea delle osi, del tantissime cose, e Tassi per quello che ha fatto al Parco d'Abruzzo, che a parte la riorganizzazione e tutto, ma ha bloccato la speculazione edilizia, ha fatto quelle alcune cose. Poi ci sono altri, sai, Giacomini io non lo posso prendere in considerazione, primo perché non ha nessuna originalità rispetto agli altri, per essere fra quei pionieri lì bisognava avere un'originalità, per me, l'ho dichiarato e scritto. Giacomini lui si è limitato a trattare dei parchi, però con quali riserve? Avrà anche trattato bene uomini e parchi. Ma Giacomini, capisci, ha detto di sì perlomeno in tre casi. Ha detto di sì in tre casi. Alla Valle della Falce il Ministero la voleva bonificare. Hanno chiesto ai tre saggi, Schusmel, Giacomini e Boidanis a Bologna, e tutti e tre hanno detto di sì. Kessler ha chiesto per la strada in Val di Tovel e gli ha detto di sì, tutto pubblicato. Giù, a Torre Guaceto, gli avevano chiesto e gli ha detto di sì. E allora io... è l'opposto di quello che era, questi grandi idealisti. Però devo dire che Giacomini è stato mio amico, amico mio e di Carmela. Amico, grande amico anche in certi, per due ragioni. Primo, quando io mi sono trovato qui solo a Camerino, lui mi ha detto, Franco dice, ti metto nel mio gruppo al CNR, e mi ha sovvenzionato le prime carte. Botanicamente niente da dire. Secondo, quando Carmela, lei studiava i muschi, lui aveva vari libri di muschi e gliene ha regalati, gli ha regalato varie cose. Io stesso, quando ho fondato Bram Blanchetti, uno dei primi numeri è un volume dedicato alla morte, che era morto da poco, in ricordo di Giacomini. Quindi botanicamente è così. È stato un personaggio che ci ha aiutati, che ci ha dato dei consigli sia a me che a Carmela. Ma dal punto di vista protezionistico io ho le mie riserve. E allora, tolto lui, chi vuoi che rimanga in questo periodo qua? Chi rimane? Non lo so, forse dovrei pensare, Montalenti è stato troppo di passaggio, poi non ha dato nessun apporto personale. Pavan è stato ministro dell'ecologia, qualche cosa magari, però insomma... Passiamo ad un altro argomento. Nella tua vita, credo dall'inizio, però col passare degli anni in maniera sempre più evidente, appare veramente fondamentale una centralità, un'importanza assoluta e un culto, direi, per i libri, per le riviste, sì, per l'attività editoriale. Sì, sì, sì. Ecco, sì, perché? Sì. E poi ne parliamo nel dettaglio, però... Io potrei dirti un peccato. Tu vivi per scrivere. Eh? Tu vivi per scrivere. Sì, sì.
Dopo ti dico la premessa di tutto questo, però non voglio, non può essere registrata, perché è una mia azione, insomma, da ragazzo però sei. Quando io ho cominciato a frequentare il museo e così, ho avuto subito la necessità di portare a casa e di metter via ritagli di giornali, lettere, fascicoli. Non so come, io avevo questa necessità assoluta e in poco tempo la casa si è colmata a Trento e poi a Camerino, si è ricolmata, perché io mettevo via pensando che poteva essere, per due motivi, che mi sarebbe potuta essere utile e poi a futura memoria, a memoria, perché io avevo questa necessità assoluta che non si dimenticassero le cose che io giudicavo buone. Questo è stato, mi ha spinto tantissimo, allora ho raccolto molto di botanica, di ambiente e su questi protezionisti. Questo sì, cioè, proprio fin da ragazzo. Così, io non saprei, non avrei una ragione. Non avrei una ragione. Se non questo, questa cosa, quello di sapere e avere la documentazione. E per quanto riguarda questi fatti, documentare che tutto rimanesse a memoria. E allora lì ho organizzato il congresso del centenario della Società Botanica, no? Tirando fuori varie cose. E poi sai, io avevo visto a Trento questo movimento protezione natura, anche a Torino, a Milano anche. E tutte queste notizie, insomma, ho cercato di recuperarle e devo dire la verità che se non l'avessi fatto io sarebbe andato tutto perso. E anche adesso, non per farmi vedere io, anche l'ultima volta che sono stato a Torino, la Cecilia e l'Elena le hanno detto, perché sono stato io che ho cominciato con Videro. Pensa, appunto hai fatto un'opera straordinaria che batte tutte, no? Quella evidentemente, però bisognava pure, insomma, ecco, io ci tenevo molto, anche perché Videro in quel caso lì, bisogna dire, lui era stato trattato male, no? Dal parco, tu lo dici. E quindi era come una specie di revanche per me. Dare a Widerzot quello che meritava. E che poi è stata fatta una scoperta da matti. La Elena aveva avuto bisogno, ha incontrato a una serata del Lions Club a Castellamonte, nel Canavesano, il vicepresidente del parco, Gran Paradiso, adesso, due mesi fa, e ha parlato così, e questo ha fatto un intervento lì sul parco del Gran Paradiso e su Videro, e ha parlato benissimo, dice, è un linguaggio che non ho mai sentito dire da quelli. Allora dopo l'ha conosciuto, insomma, questo... La biblioteca del Parco del Gran Paradiso è dedicata a Renzo Vito, se c'è una targa, non so se te l'ho mandata dopo che la Elena me l'ha mandata, per averla, no? È tutta una conseguenza di allora, e poi anche quello spettacolo teatrale, la produzione di libri che hai fatto te, Gabutti ha scoperto Vito indipendentemente da noi, però un bel contributo, perché quelle ricostruzioni, seppur limitate, che ha fatto, sai, quella della conquista della legge che istituisce l'ente autonomo e di come fa partire l'ente autonomo con tutte quelle trame che c'erano, è bella da leggere. Quella fa parte integrante della storia delle aree protette in Italia, quel libretto lì di Gabutti. Poi ho coinvolto Gabriele. E lì vedi, adesso ti perché con Gabriele, lui era predisposto per la fauna e anche per la caccia un po', insomma. E capisci, l'arco, dice io vado con l'arco. E allora, trascrivendo, in quegli anni che Carmela era malata, io lavoravo qua, non dormivo tutta la notte, quasi poco, ho trovato una lettera in cui Videsot dice che aveva invitato gli arcieri di Gubbio per prendere con l'arco. Dico, Gabriele, dico, sarai tu quello che continua. E allora si è appassionato in questo, era già appassionato lui, però io l'ho portato in Spagna, prima a Beceite, una piccola serra lì a Valencia, e poi la Sierra de Gredos,
Però capisci, la Sierra de Gredos è così enorme, qui c'è parco e sotto ci sono queste riserve. No, no, il parco è compreso una parte dell'alta, perché dopo dell'alta montagna non tutta. Lui ha ammassato lo stambeco qua. No, va bene, bisognava, perché siamo arrivati lì con la jeep, quasi io non sono andato, bisognava da qui partire a piedi, 4 ore a piedi e ammassarlo qua su. Ma non sono riuscito ancora a fargli fare questa sfida. E così gli ho fatto il libro poi sull'etica della caccia in Renzo Vidro, ma solo per via di quella frase lì, solo per via di quella frase che Widersoth aveva scritto, dice, agli arcieri di Gubbio, perché tutto solo per quello, però meritava svilupparla. E poi sai, ho fatto queste varie scoperte su Widersoth, la foto per esempio di Widersoth, l'unica foto esistente di Widersoth e Ghise assieme all'Istituto di Zoologia Applicata alla Caccia a Bologna, l'ho pubblicata io, l'ha trovata Carlo, però il nipote Carlo, ma quelle cose lì, domani che tu, perché lì nel volto amato tu ti sei fermato prima, sono foto storiche che rappresentano questi grandi personaggi, perché ti davano qualche cosa, altri non mi hanno dato niente, che sì, insomma qualche spunto indubbiamente. Io non è che voglio tornare a fare i due nomi, ma chi mi viene in mente? Tonsig sì, ma Tonsig era tutto preso dalla botanica generale, ha fatto dei vari interventi, risultano per lo Stelvio, per Tovel, per questo e per quello, però insomma ci vuole dell'altro. E non so chi potrei aver dimenticato in questo settore. Tra attività editoriale, attività accademica, attività protezionistica, quali pensi che siano le dovessi elencare quelle che più significative, o per come tu le hai vissute, o per i risultati che ritieni abbiano avuto? Per il settore scientifico botanico? Per tutti e tre, editoriale, accademico, ecco. Protezionistico. Gian Ricchio, per esempio, è una realizzazione in campo protezionista. Però la realizzazione che più mi soddisfa è il libro di cartografia, di geobotanica, di fitosociologia. Avevo qui le bozze. Signore, è qui. Va bene. È lì? Va bene. Sono le bozze. Un libro che io prima l'ho scritto in italiano solo per la cartografia, editore Pitagora Bologna. Poi è stato tradotto in inglese dalla Springer Geobotany Studies, Plant and Vegetation Mapping in Geobotany, me l'ha tradotto un mio amico botanico americano Elgin Box, perché altrimenti era impossibile tradurre una roba. Questi due, ma la soddisfazione ancora più completa è sicuramente il libro Fitosociologia, scritto coi due amici e colleghi romeni, Dan Gafta e Vasile Cristia, che è già uscito in lingua romena e che adesso sono le quarte bozze, entro settembre, insomma dopo te lo farò avere, uscirà in lingua italiana, perché lì dentro ho potuto dire tante cose, e ogni edizione, per quanto insomma non in maniera omogenea, ho cercato di aggiornare, e questo indubbiamente mi ha dato una grande soddisfazione. Ecco, però al di là di questo, se posso prendere, cioè la riserva di Toricchio, indubbiamente, come fatto più limitato, diciamo, e invece la collana di libri Natura e aree protette mi soddisfa per questo, visto che mi sono sollecitato a dirlo, perché ci pensavo, ma cioè in maniera qui lo esterno. Dunque, intanto è nata quasi per caso, perché è stata la Penasa che per i 70 anni del parco mi ha chiesto di scrivere la storia del parco. Io ormai sono più di 10 anni che... Dal 70. No, la collana. Sì, più, sì. Sì. E io gli ho dato il manoscritto, ma sai, allora però
avevo anche attenuato un po' il linguaggio, oggi vorrei, però c'era dentro tutto. E dice, sa professore, dice, devo farlo vedere al... Sì, sì, dico. E lei mi telefona, ma dice, l'ho portato al consiglio, ma gli ho detto, dobbiamo prenderlo così perché è del professor Pedrotti e è passato. Non ha fatto obiezioni, e c'erano delle critiche tremende, lei era consigliera, sindaco di Rabbi, niente, pubblicata. E da lì mi è nata l'idea di continuare la collana. Però ti voglio fare l'esempio, dopo torno alla collana. Quando io ho scritto il libro sul Parco Brenta d'Amello, che lo stelio sarà 200-300 pagine, il Brenta d'Amello sono 850 pagine, perché lo volevo fare senza chiedere a nessuno, anche uno storico non avrebbe mai fatto quella di riportare tutti i documenti. Ma sai perché io ho messo tutti quei documenti? Perché volevo che gli altri li vedessero, li potessero vedere, anche in maniera fotostatica o trascritti, vedere la storia palpitante. E io ho detto al Brenta d'Amello, al parco, che era il dottor Claudio Ferrari, direttore, dico, io ho questo qui, dico, vediamo, ma sì, così. E allora dice, mandamelo. Sì, dico, però, dico, intendiamoci che io non accetto nessuna cosa. Gliel'ho mandato con la posta elettronica e due giorni dopo mi ha detto grazie e non l'ha pubblicato. Io però avevo i soldi a camerino, perché se era un libro così, è stato pubblicato. Il brutto è stato questo, che dopo sul giornale del parco non è comparsa mai una riga di quella cosa lì. E questo mi è stato di traverso, come diceva Don Camillo, dice, c'è un carro armato di traverso a Peppone, mi è rimasta di traverso, questa cosa è inaccettabile per me, benché abbia avuto 3 recensioni solenni del mio libro, che tu sai, di 2 donne, la Maria Garbari sulla rivista Studi Trentini di Scienze Storiche, che per me era il massimo, perché le scienze naturali, lì non era storia, ma io non avevo la pretesa di portare documenti storici, ma ha fatto una bellissima. L'altra, quell'altra donna che mi ha fatto la recensione, bellissima, la società di, perché era la presidente della Società di Scienze Storiche, la Lorenza, la Maria Garbari, la presidente della Società di Scienze Naturali, bellissima recensione su Natura Alpina, e Claudio Bassetti, presidente della SAN, me l'ha fatta sul bollettino. Allora io ho fatto un piccolo reprint, poi dopo ci sono state anche presentazioni tue, ma lì da Trento, io adesso mi riferisco, la Trento si è espressa così per il mio libro, ma al parco niente, e questo ce l'ho ancora, che mi dà un po' fastidio. Poi la collana, adesso ti spiego perché mi dà soddisfazione la collana. Sai che si dice che quello che non fanno i padri, sono contenti i padri se lo fanno i figli. Io avevo tante cose che avrei voluto fare e non potevo. Allora ho trovato un Luigi Piccioni che mi ha fatto il volto amato della patria, che quella è una botta culturale eccezionale, già la prima edizione, ma quando poi l'abbiamo rivista, che l'hai aggiornata, è una botta culturale, non so come dire, il modo rozzo di esprimersi, soddisfazione massima, enorme, opera imbattibile. Ha fatto poi La vita, primo di cordata, di Renzo Videso, no? Allora io ho fatto Paolo dopo, in maniera molto più ridotta, perché si potrebbe ancora studiare. Per esempio, Carotti, che è stato in Costa Rica, ha portato il racconto di questa scrittrice e l'abbiamo messo. Mi pare che sono 30 i volumi, sono tantissimi. La riserva dello Zingaro. Pensa che La riserva dello Zingaro, la signora pittrice che ha scritto il libro, è stata giù adesso un mese a Palermo e non gliel'ha comprata neanche una copia. Me l'ha presa qualche cosa lì, perché dice non abbiamo fondi, eccetera. Ho fatto Le lettere di Renzo Videro, perché ho fatto un grosso volume di lettere, insomma sono tutti i volumi che sono lì, non si potrà scordarli, ma soprattutto sono la fonte delle notizie che io ci tenevo che rimanessero. Ecco la ragione di questa cosa. Poi l'altra mia passione però è stata quella delle biografie. Le biografie non me ne fregava niente, a me, se posso dire così,
Però era morto il professor Dalla Fiore a Trento, che io, venerato maestro botanico, era socio della società di biogeografia. Adesso ti racconto delle biografie, anche se non ce l'hai previsto, ma penso che ti piacerà. Dice: Pedrotti, vieni a Bari che c'è il congresso e farai la commemorazione. Dalla Fiore era morto nell'inverno, gennaio così, e c'era il congresso a luglio, a giugno. E vabbè, allora mi sono messo e ho fatto la commemorazione. Sono andato. Questo in che anno? Ah, negli anni 60. Non ero niente, ero appena libero docente, 63-64. Ho fatto la commemorazione di Dalla Fiore. Credevo una tanto, ma invece dopo mi è capitato e questo e quello. Poi me le sono cercate io, me ne hanno richieste. Allora, questa è una novità per te, ma insomma, l'ho raccolta un po' tutte. E Edmir me le sta scannerizzando, ce l'ho di là, perché sono 120-130. E però mi è venuta questa idea di farne un volume così delle mie biografie. Anche perché lì dentro metterò le biografie di tre persone che non hanno avuto neanche sto ricordo. Uno era Romano Gellini, botanico forestale a Firenze, che per me è stato il braccio destro, che era l'economo della società, come consiglio, no? È morto lì a Vallombrosa, così niente. Allora io ho raccolto i dati e metterò la biografia dentro, non riprodotta da altri. L'altro è questo mio allievo, io ho vinto la cattedra a Catania. In quell'anno ho nominato un certo Salvatore Leonardi assistente. Poi da lì lui ha fatto carriera, e un po' tardi, ma dopo è diventato professore, mi era legatissimo. È morto all'Università di Montpellier, niente. E allora ho i dati. E poi la terza è una professoressa, è Anna Valenti, cioè la moglie di Antonio Valenti, che ho tante cose da dire su di lei. E le aggiungerò però non come originali. Allora il titolo poi ci penserò, ma sono biografie di botanici e naturalisti, perché botanici e naturalisti più qualche protezionisti li metto sotto naturalisti. E capisci che anche lì vedi come cambia il mondo. Ma la società botanica era attentissima a queste cose, adesso non più. Ti ho detto, Tonsi non ha avuto l'onore post mortem di risultare su. Niente, non c'è. E così tanti altri. E naturalmente questo è particolarmente valido per alcuni protezionisti, Castelli a Trento, per esempio, Guido Castelli del Museo. Niente, mai pubblicato. La biografia di Castelli l'ho pubblicata io 40 anni dopo la sua morte, su Natura Alpina, ma io gliel'ho rifacciato un po' il museo. Beatrice Duval poi l'ho scoperta io, e c'erano belli libri in Francia e in Svizzera, ma io ho fatto una biografia. La Eva Mameli Calvino, capisci, ormai la fa fitta giustamente, hanno fatto perlomeno tre congressi, a Cagliari, a Sassari, eccetera. Però se tu vai a vedere quello che c'è scritto della Eva Mameli Calvino, ti dice tutto, di Italo Calvino, del marito, di questo, di quello, ma del suo fatto di essere protezionista, niente. La Beatrice Duval, quella, vabbè, poi. E allora ecco che è un'altra forma di recupero di notizie, e penso che, bah, insomma, ci vorrà un po', ma d'inverno avrai questo mio libretto. Una delle cose più originali che hai promosso nella collana, perché questa collana di Trento ha una madre collana, sì, che era L'uomo e la natura. No, L'uomo e l'ambiente. L'uomo e l'ambiente, che anche quella è stata una collana grande con tanti titoli, sì, sì, tanti. E parecchie belle cose. Anche sì, sì, sì. Ma nella collana ultima, questa di Trento, tu hai pubblicato questo esperimento molto particolare, che è Soplizzovo. Ah, Soplizzovo, sì. E cioè un libro che fa riferimento a questo luogo immaginario di Mischiewicz, che tu hai cercato di attualizzare in qualche modo, un po' andandoci con i tuoi allievi, i tuoi collaboratori, un po' chiedendo
Ecco, allora, se dovessi chiederti, ecco, se dovessi concludere l'intervista a una persona come un po' a quasi tutti noi, ne parlavamo anche nelle precedenti domande, che ha tratto dal contatto con la natura la spinta alla protezione, in buona parte, quali sono stati e quali sono i tuoi soprizzoli? I luoghi naturali della tua anima che più ti hanno ispirato, che più ricordi con passione? Domanda bellissima. Naturalmente mi sono posto questa cosa, anche perché quando abbiamo fatto il libro Soprizzolo, io a tutti gli dicevo, beh, dite qual è, però io del mio non mi ricordo. Ah, beh, sì, ho scritto che era Carciato, mi pare. Però, capisci, ricordo più lontano è questo. I miei genitori, che stavano abbastanza bene, insomma, però non avevano la macchina, loro facevano le escursioni a piedi. E le escursioni più che mi hanno colpito di più, di cui mi ricordo, erano sull'altipiano di Santa Colomba, dietro al Calisio, c'è il Calisio che tu sei stato, dietro c'è un altipiano con delle pinete e ci sono alcune foto di me, mia sorella e i miei genitori che siamo lì in queste pinete immense perché tu non vedi niente, si sono quasi mantenute oggi. Questo è un momento forte del passato. Questo è il momento proprio forte perché, capisci, la bellezza. Io sono stato al Gargano adesso di recente. Il Gargano è imbattibile perché tu trovi dei posti intatti, cioè degradati dal processo storico, ma non dalla civiltà metropolitana attuale. E quindi c'hai questa sensazione che quando Italia Nostra proponeva di fare i parchi regionali era in questo senso. Figurati te, chi ha mai seguito sta cosa? Più niente. Quindi mi ricordo le pinete di Santa Colomba e anche di Pinè dopo, se vuoi. Invece in tempi più recenti i grandi Soprizzolo sono stati la foresta di Bialoviesa, la brughiera di Lüneburg, perché ancora prima io ero al liceo allora, la brughiera di Lüneburg, quei laghi e quelle paludi e torbiere della Svezia che io ho visto allora. Ecco, e recentemente però il mio Soprizzolo, l'ultimo per il momento, è questo giardino orrendo qui fuori, perché Carmela, tutta precisa, lei lo teneva rasato, faceva venire il giardiniere, e anch'io ho continuato a rasare, ti dico subito, ti rispondo alla domanda, lo teneva, anch'io ho continuato per 3-4 anni, finché un anno c'era un uomo qui sopra, non l'ho fatto tagliare, adesso è il terzo anno che viene selvaggio così, e mi sono reso conto che se uno sta lì e guarda e apprezza, è il Soprizzolo per me, è questo qui è un Soprizzolo. Non perché, anche prima, perché c'era la siepe magari, ma adesso con queste erbe che vengono così, per me il Soprizzolo è questo adesso. E non è che mi manchi la capacità, la vitalità di andare in giro, perché io tengo ancora banco abbastanza, perché dice, ma quello è mezzo paralizzato per forza. No, non è così. Ho capito che bisogna adattarsi alle circostanze e che si può cogliere, quindi dagli esempi sommi, per me adesso il Soprizzolo può essere anche questo giardino incolto.